Eccomi qua, aspettate. Mo' metto tutti, tutti. Eccoli. Oh, pronto, tutti. Eccoli. eccoli, <ride> Voilà, ragazzi. Oggi, purtroppo, senza lambada. A meno che qualcuno di voi non voglia cantarla, proprio oh, ricorda Oddio. Che dite, ragazzi? Che dite, ragazzuoli? Allora, eh, oggi intanto... è proprio successo quello che avevamo detto qualche settimana fa. Che hai preso eh? tu il controllo del canale. C'è stata questo, del canale, questa guerra ma, ai vertici, ma non è stata la mia iniziativa. Mi è stato dato il controllo del canale perché, ovviamente, Davide deve fare la sacra vacanza del guerriero. Ovviamente, dopo una stagione intera a macinare giustamente un pochino di vacanza, dopo il nostro Lyard ce la deve avere anche lui. E poi tocca a voi, eh, io, non lo so, io forse a settembre. Se riesco, eh, <ride> penso invece Marco non vada mai in vacanza, no, io so, quest'anno faccio time, piccole totale. puntate, sì, piccole puntatine qua e là, due giorni qui, un giorno lì, un giorno là. Non faccio una vacanza, a parte che non faccio mai una vacanza tradizionale perché non mi piace. Mi piace mm. ah. molto viaggiare, è una delle cose che amo di più, anzi, forse la cosa che amo di più. Però mi piace andare, andare in giro, quindi non, non sono sicuramente da ombrellone, ah no, quello no, sì. So, Ecco. io mare assolutamente no se dovessi scegliere adesso un posto per andare a vacanza me ne andrei so, tipo in Trentino eh, che ne so, passeggiate in montagna però mare non fa per eh. me Cioè, io odio tutto quello che riguarda cioè, magari andiamo a fare il bagno stare in spiaggia pure sì ma tutto il, il post il prima, cioè, prendi le cose, porta metti l'autostrada, me la, la sabbia, gente. La, sabbia <ride> la sabbia nel costume non ce la faccio impossibile sì per <ride> me Dipak, tra l'altro, sta all'isola d'Elba invece Ah, attenzione, un giorno dall'isola dall d'Elba di Cara bestia, cara beh, ah beh Giustamente la Ormai con, con lo stipendio d'autore di, di Spaghetti alla chitarra, ormai si può permettere questo ed altro. Allora, vabbè, innanzitutto, vabbè. Comunicazioni di servizio: siamo alla puntata 28. Eh, mi metto a regia Dave è bellissimo, però, cosa finalmente ferie? Posso guardarvi in diretta? anche mia zia sa che Marco ha sempre ragione. <ride> diciamo, diciamo come? <ride> ah, perché lui era di Seul, giustamente. Era di Seoul, esatto, è il esatto. famoso ragazzino di Seul. Esatto. Allora, io vi dico, puntata 28, lo diciamo sempre: sembra assurdo, ormai è una cosa che diciamo tutte le volte. Sembra assurdo. Sembra 28, ormai non è più assurdo. Eh, però figata perché ve lo devo dire, non me lo immaginavo. L'avventura è molto figa. e Io ogni volta dopo ogni live vado nel momento sentimentale, cioè detto, ah, ragazzi, che bella live! Sono proprio contento. Trave lo dico prima, te lo dico anche in diretta: sono veramente contento. <ride> è, di questo progetto. È vero. Sono veramente euforico. Sono veramente euforico <ride> e mh, vi garantisco pure. Che poi ho sentito prima parlavamo di un po' di perplessità riguardo l'argomento di oggi. Come sempre, anche se l'argomento vi può sembrare magari un po' meno serio, un po' meno tecnico musicale, fidatevi che anche sulla cosa di oggi, sul dissing di Meneguzzi e J. ax si possono trarre tantissimi spunti di riflessione, perché poi alla fine è quello di cui parliamo sempre, è di come decidi di vedere la musica e qua ci sono due visioni eh, molto... Sono i dati, senti la Silvestri come al solito. Allora, vi dico due visioni molto eh, più lucide di quello che pensate. Perché eh, entrambi sono stati due addetti ai lavori. Uno lo è a tutt'oggi e lo è stato per eoni e ha visto veramente tante, tante, tante sfumature del mercato e lo ha visto cambiare. E un altro comunque si è fatto. Una bella immersione nella pozione magica, un po' tipo Obelix e Asterix. Quindi, poi non gli ha fatto effetto la pozione, però diciamo che c'è stato dentro e ha visto delle cose e ha fatto delle cose. Quindi, secondo me, andarcelo a gustare ci può far parlare parecchio. Secondo me tei ha dato fuoco, a David, ma io il mio potere non è dare fuoco dai signori delle fiamme, il mio potere è resistere al fuoco. Comunque, sì, una finice, praticamente. Ci presentiamo, Io sono dei Vrevan, mi trovate in giro su vari palchi a urlare, a dire cazzate, a mettere musica pesantissima e cattivissima. Abbiamo il nostro Lord dell'armonia mm. Luca Marinelli, proprio forse il più l'unico dell Lord dell'armonia presente al mondo al momento, perché insomma ci sono Può vari essere. Lord così per Castelli, anche mio, però uno. E poi abbiamo Ladies and gentlemen, Marco Zanoni, <ride> il Lord dell'M2. <ride> eccolo, eccolo. Sì, sì È un arrivato. User, eh, esperto conoscitore eh, del secondo programma al mondo per importanza per, per registrare musica e per produrre. Dopo Pro Tools. Sì, eh, diciamo, 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 dopo Audacity ammazza <ride> Allora, allora andiamoci a vedere per prima cosa sul nostro fantastico gruppo: eh, Atom Stream. Oggi faccio regia sì, io, quindi abbiate un attimino di pazienza. Eccoci qua. Allora, cosa abbiamo? Vabbè, un po' di notizie varie. Questa, siccome eh, ha a che fare con l'argomento di oggi, è una cosa successa eh, qualche giorno dopo il discorso di Menecuzzi. Dopo la sorvoleremo pure questa perché ovviamente, ne abbiamo già parlato tante volte. Ma chiederò. Anche a voi cosa ne pensate? Perché c'è stato un altro dissing tra l'altro, subito dopo mm. eh, J-Ax e Meneguzzi c'è stato Sfera e Basta contro Samuele Bersani. Il contrario, Samuele Bersani contro Sfera e Basta. Quindi invece, c'è stato tutti vecchie glorie del pop italiano che se la prendono con trapper, trapper <ride> molto interessante. Poi abbiamo visto, vabbè, quando, quando il chitarrista dice vuoi mettere il calore eh, delle valvole dell'amplificatore? Che bruschetto. Se vanno bene le bruschette però devo dire che Allora lm 2 no Però ci stanno anche tanti pc che scaldano parecchio Ci potresti far sopra Voglia che bruschette e panini E invece andiamo Qual è il sondaggio? Questo è un altro sondaggio o è quello dell'altra volta? No questo è di un altro utente Questo è un altro utente Tra l'altro ne parleremo pure oggi In base ai dati di oggi la canzone più ascoltata di luglio È stata Italo Disco dei The Colors poi no, dopo lo vediamo nell'articolo, ma voi, fra tutte quelle, non, cioè, noi non ce l'aspettavamo perché nessuno no. di noi aveva votato quella. Di la verità, no, nessuno. Zero, zero. E invece, devo dire che, porca miseria, ragazzi, la sto sentendo ovunque, tipo ma qualsiasi cavolo di supermercato, negozio che entro. C'è sempre quella a cannone in radio ogni due secondi, molto più di quella d'Annalisa, tra l'altro. Sì, perché Guarda. purtroppo, vedi, purtroppo con, eh, con l'Airplay. Eh, non sai mai se una canzone è la più ascoltata perché la vogliono ascoltare o se una canzone è la più ascoltata perché te, te la, la fanno ascoltare. Eh. Quindi capito, c'è sempre un po' questa roba qua che bisognerebbe capire bene come funziona, cioè, o meglio, lo sappiamo come funziona. Eh, le radio fanno passare quello che, che, che devono far passare, quindi eh, è, un problema, è un po' il problema delle, delle radio degli ultimi oramai, boh. Vent'anni, se non di più, sì sì, ma anche delle playlist Spotify. Però, anche su questo mi ha stupito comunque l'argomento perché eh, non pensavo che anche in questo circuito un po' di eh, decidere chi spingere, poi la giostra girasse a favore di Stash eh, in questo caso. Anche perché ci stanno eh, personaggi molto più potenti all'interno di questa corsa, al tormentone estivo dell'anno. Quindi... eh ma loro sono loro comunque voglio dire comunque piacciono o non piacciono ma loro comunque funzionano eh? c'è ah, lui ragazzi lui è, è, è tosto eh? quando c'è un grande artista secondo me la faccia oh, giusta il modo giusto cioè lui è proprio figo no, <coughs> quindi va bene 100% anzi sono, mi posso dire quasi, eh, quasi fan dei The Colors, nel senso sono dei pochi gruppi italiani Ehm, che ho sempre sentito con, uh, con piacere e anche con attenzione perché hanno fatto delle cose interessanti però è proprio questo pezzo che io continuo dopo averlo sentito tante volte a capirlo poco e, e a ritenerlo molto più debole dei, pezzi, dei due pezzi che hanno fatto in precedenza che hanno comunque delle sonorità un po' così poetis, synthwave per dirti tipo cabriolet panorama e non è vero secondo me sono pezzi molto molto più efficaci Si sì, hanno sì. fatto tanto anche quelli però ma eh, vuol dire che anche sulla scia di quella roba è andato bene allora il sondaggio quello vecchio invece non è, scusa volevo rispondere un attimino a Lord Mortimer ma velocemente però guardate ragazzi non fatevi queste idee perché non è una questione di chi paga di più eh. cioè non è che per farti ascoltare un pezzo di più pagano di più è molto più complicata la cosa sarebbe questo succedeva negli anni 80 questa cosa del pagare, quindi si pagavano i direttori delle radio per far sentire i pezzi ed era una cosa alla luce del sole, non c'era nulla di nascosto, adesso invece ci sono meccanismi molto più intrigati, molto più complicati, non voglio dire più puliti o meno puliti del pagare, non, non sta a me giudicare una cosa del genere, però sicuramente non è il semplice pagare, sarebbe troppo facile. <ride> Eh, ma guarda, noi ce, ce, ce l'ha spiegato parzialmente. Um, ah, Fedez. ok. Scusa. Scusa Lorno, ma infatti eh, così volevo un pochino rispondere e togliere un po' di dubbi di questa cosa. Guarda, noi Grazie. ce l'ha spiegato parzialmente Fedez quando abbiamo fatto l'intervista ai Boscar. Poi um, se scrivete Cerbero Boscar 2023, um, Fedez trovate, trovate l'intervista, è stata tributata, ci sono pure delle clip nostre. E lui a un certo punto parla di questo discorso di Spotify e ovviamente non si può sbottonare più di tanto, infatti io gli ho fatto la domanda molto candidamente, lui ha fatto una faccia per dire, guarda, che, che devo dire perché si vede che lui sta in mezzo comunque a questi discorsi, conosce persone, probabilmente ha fatto capire che vuoi o non vuoi, quelli che si occupano delle playlist italiane più grosse, so, è un gruppo ristretto di persone che prendono effettivamente le decisioni, quindi... Se tu spacchi e sei un outsider, comunque la tua musica arriverà alla ribalta perché il pubblico alla fine decide: le plays le fai. Ma quelli che fanno quelle plays, quelle spropositate che diventano i, diciamo, i monoliti della discografia del momento italiana, eh, in gran parte lo fanno perché qualcuno ha deciso che è il loro momento, ma come è sempre stato con le riviste di settore, l'abbiamo sempre detto, con le radio, eh, con, con la tv, cioè tu, quelli che andavano su MTV, che il loro video veniva passato nei rotation, non è che perché qualcuno ha deciso eh, eh, un ar in base al gusto, no, ci stavano tutte varie logiche dietro. E poi bisogna sempre, secondo me, eh, visto che come hai detto giustamente tu all'inizio, noi che lavoriamo nel, in questo settore in tanti casi sono più le cose che non si possono dire di quelle che si possono dire no? eh. ma così come anche per un direttore di banca cioè nel senso Beh, certo. in tutti i lavori, in tutti i settori c'è questo, non questo problema questa giusta discrezione eh, però bisogna sempre che eh, anzi addirittura da un punto di vista di, di, il punto di vista di chi vuole iniziare di chi vuole fare l'artista di chi vuole giudicare anche bisogna sempre avere anche un po' una visione romantica quindi bisognerebbe anche pensare che ci sono degli artisti, delle produzioni, dei compositori, dei melodisti, di gente che lavora in questo settore, che fa delle cose talmente forti alle quali non si può dire di no. Quindi che poi faccia parte del nostro gusto o non faccia parte del nostro gusto, però effettivamente le robe che arrivano un loro perché ce l'hanno sempre. Il, non sempre arriva il pezzo più forte. Però comunque c'è dietro un lavoro che ti porta a, a non poter dire di no, ok? Se voi pensate a, non so, quando vi ricordate Giovanotti, per fare un, non un, un, un esempio di oggi, quando uscì Giovanotti, se ve lo ricordate, se non, chi, è, chi è molto giovane, vada a vederlo. Non si poteva dirgli di no a un artista del genere. Lo dovevi produrre per forza e doveva arrivare per forza là in alto perché era talmente forte. Che era inarrestabile, non, non si sarebbe fermato, ecco allora. Su questo, io devo dire che oggi, ovviamente, grazie alla democrazia estrema, eh, di quello che è ovviamente la musica spinta tramite il web, questo si, si verifica anche in maniera naturale, senza che si passi per le radio così per dirti che ne so, addirittura metti un rondo da Sosa, no, odiato da tutti. Eh, addirittura boicottato dai, dai promoter dalle prefetture per motivi insomma dei disordini pubblici in Italia comunque vuoi o non vuoi tramite YouTube tramite Spotify tramite eh, gli ascolti i TikTok dei, dei giovanissimi alla fine è arrivato si è ritagliato la sua fetta quindi vuol dire ah, che TikTok, tu... TikTok è un esempio l'esempio di oggi più palese no cioè ci <ride> sono ci, ma anch'io, eh? cioè io ci sono un sacco di brani che o non ricordavo o non conoscevo, che ho scoperto perché sono andato ad ascoltarmi il brano. Perché mi piaceva lo stacchettino di TikTok. Quindi, eh, quindi oramai ah, se, il mondo. Senza è... Senza contare il fatto che spesso e volentieri ti piace quello stacchettino di TikTok? Poteva sentire il pezzo, e magari il pezzo e in non generale... ti piace. O non c'entra esatto. niente con quella parte perché soltanto una parte così decontestualizzata e ti aspetti che il pezzo sia tutto su quel mood invece esatto. non c'entra niente. esatto il resto non come ce ne sono tanti, mood. no? Comunque di brani nella storia dove se non avessero avuto quella frase di archio, oh, quell'inciso. Cioè la strofa, quando senti la strofa, dici, ma questo va che pezzo è? A ah, poi dopo arriva a ritornare di ah, ecco! <ride> sì, <ride> e uno quelle sì, sì, cose che tipo la strofa non ti rimane mai, proprio, non te la ricorderesti mai. Vabbè, tra l'altro, per dirti: eh, lo stesso Meneguzzi. Eh, I suoi pezzi, ah, te, te ricordi soltanto il ritornello, sono stati grossi eh, per un periodo. Ma il ritornello è quello che ti ricordi, ovviamente perché effettivamente funziona. Tra l'altro, ragazzi, io vi darò eh, quando arriveremo sulla parte di Meneguzzi un'informazione su eh, il co-writer, il co-scrittore co eh, dei suoi pezzi di maggior successo. Che voi non potete immaginare, ragazzi. Cioè, vi dico, sarà una roba che proprio blowerà la testa, vi farà distruggere il cervello su chi è questa persona e quali altri pezzi ha scritto. Però, procediamo per gradi, ci arriveremo. Allora, allora questo è il sondaggio di settimana scorsa. Allora, Slash sarebbe in grado di suonare un'intera data di un concerto di Rihanna, in riferimento alle recenti dichiarazioni di Nuno Bettencourt, eh, che ha detto, vabbè, ma te pare... Cioè, ma c'è voi di Slash a farsi un concerto di Rihanna secondo me non sarebbe in grado. Allora, il 16% ha risposto sì, il 9% no, però vabbè, poi eh, non avrebbe accettato soltanto il 2%, ma la maggior parte, insomma, la frase decontestualizzata di Marco, ovviamente ormai vince ogni sondaggio, è in uno, ma che stai di? T'ha posto? Vabbè, eh, che comunque eh, equivale al sì. Nel senso, certo che ce la farebbe... Sì, un po' più colorito, diciamo. Sì, sì, era un sì, <ride> ma, ma, proprio, ma certo che sì. Vabbè, ma questo secondo me era ovvio. Ma ti pare che una persona che ha calcato palchi di tutto il mondo, in qualsiasi situazione, non riuscirebbe a fare una roba, una roba del genere? E Allora, no, per quanto riguarda il gruppo, ci siamo. Io vi dico in più, come ulteriore comunicazione di servizio, iscrivetevi. A questo fantastico canale da dove stiamo streamando, e soprattutto mettete un like a questa live. Se c'è qualcuno che gli può interessare l'argomento, condividetela così ce la guardiamo tutti insieme. Che non si dice mai, non so se fa effetto e se serve a qualcosa, ma l'algoritmo è comunque l'algoritmo, diamogli un po' di importanza. Nutriamo l'algoritmo allora, 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 allora andiamocene direttamente sulle notizie, se non ci arriveremo mai alla prima pagina anche perché la prima pagina, ragazzi, è lunghissima allora. Aspetta un attimo, che io zoom qua perché sennò non ci vedo nulla, che sono quasi cieco. Eccoci qua. Guarda quanto ho zoomato! Allora, no, Piero Swift non ha realmente causato un terremoto. Perché a quanto pare c'è qualcuno e si chiedeva se effettivamente avesse lei causato un terremoto. Insomma, che con la gente che saltava, un concerto, che ha fatto? Allora, lo Swift Quake, così è stato definito ironicamente l'evento sui social e sui media di mezzo mondo che hanno ripreso la notizia. La prima a scriverne negli USA è stata la CNN che intervistando il sismologo Jackie Kaplan Auerbach um, o Auerbach forse, potrebbe essere un cognome di origine tedesca con questi cavoli, ha <ride> riferito che durante gli show di Terror Swift del 22 e il 23 luglio allo studio, allo stadio scusate, Lumenfield di Seattle, un sismografo nei pressi dello stadio aveva registrato segnali simili a quelli di un terremoto a magnitudo 2.3 ma, ma, io non ma proprio a Taylor Swift immagina gli slip, no? Che potrebbe succedere? Ma ma la scala slip. Mercalli o Richter? Perché cambia un po' tutto. Ah, giustamente. Ah, mm. lo sai forse sì. Forse lo dicono Richter perché sono americani. Bah, Dove essere. Perché qual è quello maggiore? Nel senso. Ma qual... Mercalli, se non ricordo male, è quello che conta i danni e basta. Richter è quello, l'effettiva potenza del terremoto. Ma okay. magari mi confondo, però mi sembrava così. Comunque, significa che lo Swift ha provocato davvero un terremoto, non esattamente a rispetto ai titoli, dei titoli clamorosi di questi giorni. A fare chiarezza è stato lo stesso Kaplan Euerbach. Lo chiameremo Euerbach perché mi piace il suono tedesco. In una, in una successiva intervista al New York Times. Nel quale il sismologo ha specificato che i sismometri eh, captano, non capitano a ah, Rockall, captano. <ride> capitano, così, cap capitano. Era dopo l'articolo fai... della settimana scorsa. con la Rolling roll Stone proprio, eh, Cioè, minchia. Cioè, ma infatti oggi c'è una cifra, eh. <ride> una cifra d'articoli di Rolling Stone, secondo me si divertiremo. divertito. Eh, segnale da qualsiasi cosa, scuota il terreno. Eh, Dalle automobili ai treni, passando persino per il vento. Lo fanno misurando l'accelerazione delle vibrazioni del terreno. Vabbè, tutte cose tecniche, eh, e quindi l'accelerazione è stata due volte maggiore rispetto a quella registrata nel 2011. In occasione della partita della squadra di football americano Seahawks durante un touchdown, un'azione vincente, che può valere la vittoria della partita, eh, vabbè. Quindi, che è successo? Che la gente avrà esultato, avrà urlato, avrà fatto un po' di casino. Cioè sarà stato ma sì, un ma è come quando uscivano sì. le cose tipo il Coro Champions del Napoli, come sì, la scorsa terremoto. Cioè, queste notizie, alla fine, in vari ambiti capitano ciclicamente. Io ho capito, vabbè. vabbè lo, Swift, lo Swift Quake, immagino che sono in tantissimi concerti, è successo qualcosa di simile. Però la prima volta che qualcuno se n'è accorto, o che l'ha potuto scrivere sul giornale. Poi, ovviamente, si tratta di Taylor Swift. avrà fatto un terremoto Swift version, anche là in questo caso. Passiamo a quella dopo, perché qua bisogna sbrigarsi per arrivare a Meneguzzi. Allora, classifiche airplay, novità del 27 luglio. Color sempre in vetta, insomma, era quella che dicevamo prima. Esatto. È un po' come, come ce la spiegano. Ah no, ma questo articolo è riservato agli iscritti. Music Beats, vabbè, l'abbiamo l'abbiamo un attimino. E eh, puoi leggere le prime che... tre righe, dai. Sì, 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 allora, eh, non abbiamo <ride> controllato questo articolo. Le classifiche e play della settimana dal 21 al 23 luglio vedono stabili al numero 1 Italo Disco dei The Colors, mentre pazza musica di Marco Menconi e di è stata in seconda. E rubami la notte, di. Ah! Cioè, quindi i pezzi che hanno detto noi proprio non c'entrano una minchia col podio. La Madonna, vedi, no. però Ruba Milanotte. notte avevamo detto che era un buon pezzo, però secondo me non sarebbe stato in grado di essere un tormentone estivo, diciamo, forse fra i più belli, mm. ma non ce la farebbe, invece è arrivato salto però, in quella... però i pinguini hanno la data di San Siro, hanno fatto un po' di roba quest'estate, quindi sì, capisco, sì. Che sia, capisco che sia salita un po' da un punto di vista anche mm. mainstream. Sì, mm -hmm. ma invece vabbè, però loro comunque hanno un grosso pubblico, ci sta, però sì, non ci sì, sì. un mega puntato a livello proprio di tormentone. No. Pazza musica zero Cioè l'avevamo veramente messo fra gli ultimi in classifica Eppure Italo Disco Abbiamo detto sì pezzo forte Ma secondo me non arriverà in top 5 Invece ci cioè, capimo un cazzo diciamolo <ride> Siamo, Abbiamo totalmente cannato ogni imprevisione <ride> Però ci può stare, ci può stare. Pazza musica, veramente non me lo immaginavo. Sotto off topic, eh, per Luca Marielli, come ti sono sembrati i DTSs al concetto dei Ghost? Ti darò un grande dispiacere, sono arrivato che stavano già suonando, non li conoscevo, ho trovato i suoni un po' confusionari, non... nulla di così memorabile a mio gusto. Però ho visto tanta gente fomentata, perché giustamente chi era fan eh, sarà stata una figata vederli sul palco. Tanto confusione che sei salito sul palco e hai provato ad aggiustarli, li sei messo là a no. smanettare un po' con le valvole e gli amplificatori per cercare di sistemare, ma non è stato possibile. Veramente. Molto scenici, giustamente, fuori. per aprire i Ghost, anche se molta gente diceva dovevano essere i Ghost ad aprire DTSS, però vabbè. Ah, però, no, Sì, sì. Io, quelli che avevano l'orgoglio italiano lo dicevano, però appunto non li conosco, sono sincero, quindi non so dirti oh, no. bene. Io non l'ho mai visto dal vivo, sono dei gruppi che non è mai capitato, insomma, varie situazioni non... Ha... Non ho mai avuto il piacere, però vabbè. Sicuramente insomma, pure loro hanno esperienza, suonano da parecchio A tempo. Ah, Madonna, sì, sì. Quindi sicuramente il concerto sarà buono. Allora, Robbie Williams. Vediamo se questo. Il legge, ok. Lui, vabbè, lui è un grandissimo. Un grandissimo. Mamma anche mia. Se, anche se purtroppo non è stato longevo quanto uno si sarebbe aspettato, cioè. Uno avrebbe pensato a una carriera tipo una hit all'anno, una roba ines inesorabile, invece a un certo punto lui è andato un po' più giù, dopo i grandi. Robbie infatti. Williams è il classico esempio nel, del quale io faccio, do sempre spunto di pensare anche a volte così nelle lezioni, no? E dico, guardate, quando un artista è inarrestabile, il discorso che facevo prima, con il senno di poi provate ad andare a vedere i video, i concerti dei take That, e pensate così, fatevi la domanda di questi cinque chi può riuscire con una carriera solista e guardatelo con questi occhi. Robby Williams vedrete rimarrete sorpresi perché vi accorgete che lui è quello che arriva. Lui è quello che fa. Si vede già da là. Dici si vede già, si vede Vabbè, fin da subito. Proprio in ogni con, pazzesco, in ogni contesto corale tipo anche boy band e girl band. Ehm... Sin dall'inizio si punta sempre di più su un membro che è quello mm. un po' che traina tutto. Vedete anche i Blu che citiamo spesso. Cioè avevano comunque sì. eh, due di loro che erano quelli su cui, secondo me, già dall'inizio proprio della creazione discografica del progetto si pensava già a una carriera solista. è Inutile citare Beyoncé nelle Destiny's Child, che, era, che Destiny's Child servivano soltanto ad essere diciamo, un'apertura di carriera. Per Beyoncé, certo, eh, quindi succede, però, lui ovviamente è un fenomeno, anche se però ti ho detto, mi è molto dispiaciuto che magari ho anche detenuta psicologica, penso sia soltanto quello, perché se uno come lui vuole fare poi ha tutto, diciamo, l'impianto discografico alle spalle per poter fare insomma quello che più gli aggrada Beh, lui è si, si sveglia domani tenere. mattina Sì, lui se si sveglia sì. domani mattina può fare quello che vuole, cioè nel senso che credo che probabilmente non abbia retto proprio, come dicevi tu psicologicamente, cioè è difficile eh, rimanere lì per così tanti anni però vedo che adesso ha fatto, è ripartito, oh. dai, mi fa, mi fa ricomincia, piacere. Ricomincia con i tour e vorrei sentire qualche singolo figo, perché i singoli, insomma, eh. quelli di tutto rispetto, secondo me a un certo punto lui ha cominciato a non, a non capire più tanto in che direzione voleva andare. Anche io mi ricordo un pezzo che forse fu, fu fra gli ultimi di quelli grossi che ha fatto, che era Candy, mi sembra. Si sì, Candy, che meraviglia, un sì. Un, un pezzo ottimo ma secondo me non totalmente in linea con quello che era il suo genere, che forse era un po' troppo poliedrico, che spaccò perché c'era un ritornello killer, però non era Robbie Williams a cui eravamo abituati, non lo so, io me lo sono un po' perso nel, nel corso del tempo. Quanto io con è... questo tipo di artisti mi rendo conto che sono un po' di parte perché mi piacciono da morire. <ride> Questi tamarri qua io li adoro, cioè proprio per me è, è proprio eh, diciamo è, il è mio genere. Poliedrici, ecco tra l'altro, stavamo parlando l'altro giorno al Cerbero con Simone e ci facevamo questa domanda, ehm, cioè, eh, quale fosse il nostro concetto eh, di pop? Come definiresti il pop? E, e ci interroghiamo sul fatto se fosse un genere o meno, perché in realtà, sai, il metal, il rock e il pop. E. Ehm, e ci siamo trovati un attimino in difficoltà, nel senso, nel metterci d'accordo su cosa effettivamente fosse. Perché se ci pensi il pop non è un genere ben preciso. Un artista pop eh, nei suoi pezzi diciamo che affronta un po', un po di tutto, qualsiasi un pop genere di voglia, tutto. un po' di tutto, però, bo, io l'ho definita un po' così. Un artista è pop se riesce a, eh, a rendere appunto popolare e di facile ascolto, qualsiasi genere, qualsiasi influenza musicale scrivendo poi. Eh, dei pezzi che hanno i crismi della musica pop, cioè ehm, quella facilità di ascolto e di arrivo anche magari nella struttura a un pubblico generalista. E que per questo debole che tu hai per questi artisti, così io per esempio ce l'ho per ehm, un sacco di artiste. Quasi, quasi sempre, vabbè per le boy band in generale, ma, ma per un sacco di artiste donne mi hanno interessato riguardo questo che, vabbè, Britney Spears, Rihanna, Rihanna Grande Sì, 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 esatto. E anche c'è proprio sono quel genere lì... Sì, 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 sono da, beh, poi lo sai quanto siamo simili da un punto di vista <ride> di gusti musicali, quindi proprio... Sì, ehm... cioè, su quello che noi sfondiamo sempre una porta aperta. Allora, esatto, insomma, esatto, esatto. Eh, Robby Williams è uno di questi esempi perché diciamo che alla fine il genere era o indefinibile o... Un po' di tutto, insomma, una volta c'è la Il primo disco il primo, primo per disco per fuori. chi non lo conosce, è una cosa, cioè, sembra veramente. Non, non, non fraintendetemi, non reagite male. Prendete la, la, la frase così come com è. <ride> la sta preparando, è: veramente l'evoluzione. Me, me la preparo. È una delle poche evoluzioni: dei Beatles, che io abbia mai sentito in vita mia. Il primo disco di eh, Robby quello con suo eh, Old Before I Die. Mm. quel disco lì ecco lo eh, sentivo ragazzi. molto l'evoluzione proprio della musica inglese sì no, ma il, ta il taglio era, era proprio quello ma soprattutto ragazzi questi sono dischi eh, lo diciamo sempre ai quali lavorano eh, laddove magari in un disco di una band sì c'è un produttore eh, magari che segue tutto il progetto magari molto forte poi però Essendo una band, magari rock, metal, c'è cioè tanto del de loro. Quindi loro mm. 5, loro 6 fanno, mettono insieme le loro idee. E magari sono musicisti, eh, in alcuni casi ne becchi tre eccezionali, in rarissimi casi sono tutti eccezionali. Però in un lavoro di una pop star ce stanno magari 4, 5, 6, 10 di livello assoluto che dietro le quinte muovono le fila e. Ed è raro che venga una monnezza quando si tratta di artisti così grossi. E poi, vabbè, già, già come dicevamo, si parla ancora del periodo nel quale c'era il produttore, quindi, quindi c'erano determinati produttori. C'erano anche delle, degli incontri anche generazionali nelle produzioni, cose che per eh, esempio eh, adesso è più difficile. No, adesso, quando hai 32 anni, sei vecchio, basta, la, fai il suono della cassa vecchio, non ti voglio più invece. Invece prima c'erano anche gli incontri generazionali. E, mh, tanto è vero che vabbè, pro, produttori storici avevano già oltre la sessantina, in qualche modo, no? erano comunque gente che aveva vissuto molto nell'ambiente musicale e purtroppo ne paga un po' tutta la musica di oggi. La Una cosa interessantissima, qua perché magari quando un produttore. Sulla sessantina che aveva un'esperienza enorme sia nella musica dal vivo suonata sia in quello che è la produzione. Poi incontrava le idee. Eh, anche grezze e folli di un 25enne, di un trentenne, che magari stava al primo disco, anche più giovane, da un ventenne, esatto, eh, quel tipo di, di clash di idee era una roba. Esatto. Preziosa. E questa cosa l'ho sentita dire in un'intervista. Se non l'avete vista, anche se non siete batteristi, non lo sono nemmeno io, però vado un po' a piluccare un po' tutto in giro. Ha fatto una bellissima intervista eh, da Ado Nazzi di suonare la batteria sì, no, lui le fa a, tutto bello. a Gary Novak. E Gary Novak punta molto il dito su questa cosa e dice che per dire lui quando è andato al di là di quello che ha fatto Gary Novak in giro per la pop music ma quando per dire quando è andato a suonare con Ciccorea diceva io avevo 25 anni lui ne aveva 55 e quindi lui prendeva da me la mia gioventù io prendevo da lui la sua esperienza quindi c'era questo interscambio no? Invece adesso questa cosa qua purtroppo sta mancando un po' e si sente, anche questa è un'altra delle cose che si sentono. Qui c'è ah, fatto... stato qualcuno che ha, che ha scritto Michael Jackson, Quincy Jones, altro che esempio. Da. Beh, eh, Rob, vi ho appena parlato di Robbie Williams, il primo produttore, poi non so quanti dischi abbia prodotto per lui, ma ha fatto molto, è Gay Chambers, quindi ciao, proprio. Beh, Rick Rubin, eh, George Martin se vogliamo parlare di Beatles ma tra l'altro ragazzi lo stesso Bob Rock autore delle batterie potentissime de, degli del gruppo album. TNT di Alan Ford Bob Rock cosa? voi, voi non ve lo ricordate per il gruppo TNT di Alan Ford no. no è un fumetto dei miei tempi dove c'era Bob Rock che era un personaggio incredibile oh mio dio <ride> <ride> allora, ragazzi sì, è ma molto è interessante, quelle... Eh, tutte le batterie storiche de degli album dei Metallica, poi, quel tipo di suoni eh sì. sono stati utilizzati in un sacco di album pop. Cioè, ditte, credo che l'abbia utilizzato anche... Cioè, che sia stata prodotta con gli stessi crismi anche Henry Lavigne, per dire, in, in album molto, molto più leggeri. Cioè, tutti i generi e tutte le, mh, le mani eh, dei produttori anche più estremi, poi sono applicabili anche in contesti eh, differenti, è quello, è quello che rende interessante mh, questo tipo di commissione, questo tipo di, di sì. incontri. Comunque, per sempre... Europa Bella questa dei, domanda. Eh, che ah. dicono? Bella Perché questa domanda qua. Come disse, che ogni artista ha al massimo cinque brani nelle corde, eh, se non gli scrivono gli altri, che ne pensate? Perciò essere sempre attivo è fattibile? Eh, allora. Questa allora, eh, intanto limitare la creatività di un artista è sempre molto difficile. C'è della gente che ha una mano a scrivere, ragazzi, che ne buttano fuori a tonnellate una più bella dell'altra, e, e ci sono molti artisti che l'hanno dimostrato nella storia, in Italia e nel mondo. Eh, sicuramente l'essere sempre attivi è un'altra cosa, e poi credo. Così, per mia esperienza personale, però in questo caso, che la vena creativa svanisca. Quindi credo che ad un certo punto, poi una volta tu David avevi, avevi fatto un discorso bellissimo, che dicevi che quando uno arriva ad un limite talmente alto di aver scritto delle cose talmente belle, poi un po' riesce a mantenerle, ma come sgarra un attimo è finita. Sì, quello sì, poi io ho sempre pensato e, e l'ho visto su di me perché diciamo che il mio mestiere principale, per, oltre a quello insomma, del vocalist del DJ, è stato in questi anni il top liner per eh, quello che riguarda poi la musica elettronica, quindi io scrivo sia per me, che cantavo io, sia per altri artisti, scrivo le, diciamo le, i ritornelli delle canzoni di musica elettronica e io l'ho visto su me stesso, sul mio songwriting, che più che 5 canzoni nelle corde, hai un, un 4-5 canzoni a stagione della tua vita. Di top livello, e a un certo punto devi un attimo fermarti da scrivere e, e, e riandare in fase aggiornamento, ricominciare ad ascoltare e non scrivere a cannone. Poi invidio quei top liner, quelli che hanno l'avena creativa infinita, che scrivono magari per 20 artisti e, e buttano fuori robe interessanti e diverse da loro a manetta. Ma l'artista medio, secondo me, eh, ma anche alcuni grandi artisti. In un periodo della loro vita scrivono tutte cose che si assomigliano perché i riferimenti culturali, gli intervalli di note di riferimento, il giro d'accordo di riferimento che più ti viene naturale è quello. A un certo punto, tu in un anno scrivi tutte canzoni che hanno una logica. Magari puoi fare un album, un concept album, qualcosa che si assomiglia e, e riprende un po'. Mh, Tutte quelle cose che il tuo cervello ha elaborato in quel periodo, poi dopodiché cioè tutto, devi fermarti, devi ricominciare ad ascoltare, devi ampliare i tuoi orizzonti. e per questo che io dico sempre alla gente: ascoltate tanto di tutto. Perché magari troverai un intervallo di note una ritmica particolare in un pezzo di un genere che non ascolteresti mai, che magari ti ispira mm. per fare la roba che fai tu. Non so voi che ne pensate. Vero vero. Ah sì, 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 assolutamente. Eh, oltretutto c'è. Ehm... Io invito sempre ad andare a sentire il primo lavoro di ogni artista. Il primo disco. Perché il primo disco di un artista è, è, è il riassunto della sua vita, di una vita, che sia di vent'anni, che sia di 15, che sia di 25, che sia di 30, non importa. Però da lì in poi lui ha dei, ha dei vincoli. Quindi da lì in poi esatto. devi scrivere un disco all'anno, devi scrivere due singoli al mese, devi scrivere. Invece fino a quel momento di vincoli lui non ne ha avuti. Io quando ho fatto il primo disco di Federica, i, i dieci pezzi del disco, credo, sono stati scelti fra cento pezzi che le aveva scritto in tutta la sua vita. Da lì in poi cominci a dire, ok, scriviamo i pezzi per il disco nuovo e li scrivi in un anno. Però quella raccolta lì della tua vita che la butti dentro nel primo disco, non ce l'hai, ce l'hai solo nella, nella prima tua opera totalmente poi ragione. Dopo... E spesso e ti porti nel primo disco, cara... magari i residui di un pezzo che hai cominciato a scrivere, che hai 14 anni. Poi magari esatto, te l'hai aggiornato esatto. ogni anno, su so, quelle cose là. Eh, esatto. Poi dopodiché sono dischi veramente che scrivi magari in un anno, magari eh, nei ritagli di tempo di un tour. Perché magari hai fatto un successo enorme col primo disco, e quindi stai in tour tutto l'anno. E quindi, ovviamente esatto. lì entra l'importanza del teamwork. Dei top liner, dei produttori, perché la gente. Dice, ah, della tecnica ghost anche. Della ghost... tecnica. tecnica certo. <ride> anche perché poi anche scrivere diventa un manierismo, no? È una cosa e... che affini col tempo e perderà sempre magari più di spontaneità, di genuinità, però poi magari entra il mestiere. Ragazzi, come in qualsiasi lavoro, come in qualsiasi lavoro artistico. Eh... Oh, posso dire una cosa? Ho fatto un pensiero, devi. Dave, cioè... La puntata con il titolo più leggero di tutte è questa. Eh. E sta prendendo una piega di un tecnico musicale che non abbiamo. Ragazzi! Questo lo all'inizio: è tutta una sorpresa: Spaghetti alla chitarra. Ma qualsiasi notizia <ride> puoi dare uno spunto che poi ti fa parlare per un'ora Infatti, sì. ragazzi acceleriamo un attimino sulle notizie, queste qua. Vediamo un attimo che ha fatto Robby Williams. Sappiamo dalle doti da intervento di Robby Williams che mh, spesso espressi nei video. E mai avremmo pensato che un suo concerto si trasformasse in un monologo da stand-up comedian. Ok, molto curiosa, questa cosa: una via di mezzo tra storytelling e confessione. Gli è partita Arena è partito. Nembolo Mi sì. sentivo okay. emozionato. Um, il tour 25-25. Eh, sta girando da oltre un anno ed era già capitato a Bologna lo scorso inverno. Questa volta, però, nella sua versione outdoor, è arrivato in Toscana eh, a chiudere il cartellone di Lucca Summer Festival. Tutte le nazioni, proprio in Toscana doveva chiudere. Vabbè, ragazzi, questa è la, mia, è la mia battaglia personale. Eh, Uno <ride> sontuoso, una terapia. Eh, quello che troviamo sul, pal eh, sul palco è un Robbie Williams notevolmente dimagrito e asciutto rispetto all'ultima volta che l'abbiamo visto da queste parti nel 2017 eh, sono solo passati sei anni d'altronde allora, lui però è sempre stato bello una buona forchetta si vedeva insomma era si si sì, sì, sì. cioè, sì, 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 si vedeva che è di costituzione secondo me lo tenevano a stecchetto quando avevano i take five me <ride> sa me <'è ride> sa, <m 'è ride> sa e poi vabbè c'aveva cioè, le ossa grosse eh, per celebrare i suoi 25 anni di carriera solista, l'artista inglese porta in giro uno show sontuoso con otto musicisti, quindi con la band, di cui una sezione fiati di tre elementi, eh, tre ottime coriste e sei ballerine. Non proprio indispensabili, anche perché al centro di tutto c'è soprattutto lui. Vabbè, ma se lui l'ha voluto, saranno indispensabili per lui. Questo eh, commento così estemporaneo, eh. Io non l'avrei messo. Eh, stasera sarà una terapia per me, esordisce Williams. Eh, 49 anni vissuti intensamente eh, come in un otto volante, l'abbia detto lui, like a roller coaster. Avrà detto sicuramente. E infatti, durante l'esibizione di poco più di un'ora e mezza, farà ripetuti riferimenti a tutta la sua carriera. Lamentandosi della mezza età e ripensando al suo passato di star adolescente nella popolarissima band Take Tat. Come abbiamo detto poco fa, prendendo in giro i suoi ex colleghi che a suo dire non hanno mai creduto in lui. Ammazza. E mostrando uh, anche il loro vabbè. primo imbarazzante videoclip. Madonna, ma come si è messo a fare? Fa, a diventare, vecchi, diventare vecchio è una brutta roba, ragazzi. <ride> Porca miseria, non mi immaginavo un mai brutto. una roba del cioè, genere. Che vuol dire? l'ho lamentato? lo bullizzato nello <ride> spogliatoio. ma Che è successo? Eh, I quasi 20.000 che hanno riempito ieri il prato del campo Balilla, a eh, ridosso delle mura storiche lucchesi si sono lasciati intrattenere da Robbie Williams con storie di angeli. E demoni, dipendenza e sobrietà, ecco quello. Lui, sicuramente, immagino che da quello che ho capito, forse con l'alcol non abbia avuto un grande rapporto, eh, depressione e gioia. In più di un'occasione ricorda come sua moglie e i suoi figli abbiamo reso la sua vita degna di essere vissuta. Energico, loquace, caloroso e amichevole, Williams è un bravo narratore e condivide tutta la sua vita artistica e personale da sopravvissuto creando un solido legame con il pubblico, specialmente con quello delle primissime file con cui instaura un vero e proprio dialogo, spesso molto divertente. Eh, come quando chiede a una ragazza di 29 anni come faccia a conoscerlo, Eri eh, Styles non suonava oggi? ah vabbè, gli eh, avrei chiesto alla ragazzina giovane, cioè, ah, perché sei venuta per Harry Styles non per me eh, vabbè, eh, io vabbè. Ripendo, ripendo la frase di Marco vabbè Harry Styles tra parentesi è fatto il campo volo no? sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì tra l'altro ho visto con regole Assurde. Hanno creato tipo una rete dei gruppi Whatsapp per confermare in continuazione se le persone fossero, se qualcuno se fosse stufato, fosse andato a casa. È stato complicatissimo a quanto pare accedere a sto concerto. Come oh, entrare mia. a Fort 9, perché era tantissima gente ma sotto quel caldo cocente Comunque, vabbè, mh... ah, gli ha aperto Diodato quindi con set. Vabbè, vediamo un attimino che, che ha cantato. Beh, tutti i grandi classici praticamente. Monsuno, non so se, se lui ha fatto una canzone che si chiama Monsoon. ha fatto una cover di Tokyo Tell, non, non mi ricordavo se una sua canzone si chiamasse Monsoon, Magari sono io ignorante in eh, campo... Da, sì. No, sì, ha non. fatto una, una, una sua versione di Monsoon Di Tokyo okay. Tell impazzisco. Non credo perché effettivamente c'è scritto cover di fianco alle cover, dai. Ok, ok, quindi è una sua canzone, è eh, buona per lui. Vabbè, strong, camandano, vabbè, proprio tutti i singoli più grossi. Ehm con i B Magic, don't look back. ah Madonna, don't look back in anger. Madonna, vabbè, tocca andarsela a vedere. Sicuramente, uh... My Life Candy, Phil, Kids, Rock DJ, No regrets, vabbè. Sicuramente, per i mega fan è stato un grande concerto. Anche se io purtroppo non sono molto d'accordo con l'aprirsi totalmente in un flusso di coscienza, soprattutto durante un live musicale. A meno che non sia, non sia una cosa che lui si sia scattato Ma... e quindi faceva parte dello show. Allora il solito problema del vole... dell'umanizzazione dell'artista. È... A me non mi interessa sapere la vita di Robbie Williams. Cioè io non sì. voglio conoscerlo Robbie Williams. Non me ne frega niente, io voglio solo l'artista. C'è cioè, pure vero che il fan, quello morboso, quello da porta sì, in camera. Invece vuole tutt'altro, sì. Però l'artista deve essere talmente bravo come lo sono sempre stati tutti gli artisti. Da dargli l'impressione di farlo, ma invece non lo sta facendo. È sempre una parte artistica. Mm, mm, mm. Quello, Questa quello deve sì. essere l'intelligenza dell'artista. Cioè, non mi devi venire a raccontare. La, non devi venire giù dal palco in prima fila a raccontarmi. La storia, non, non mi interessa, io ti voglio vedere là, ti voglio vedere là, tra gli astri, Su, cioè, ecco, tra gli astri. Mo, sei mo, un artista, sei un entro artista. Anche in un altro, eh, entro anche in un altro discorso che purtroppo, eh, io l'ho affrontato varie volte, riguarda proprio il mondo dei social, come sono vissuti oggi per gli artisti, e non sono sicuro che questa umanizzazione totale dell'artista e questo... Eh, gap che si restringe sempre di più fra artista e pubblico sia totalmente qualcosa che, che apprezzo perché appunto fa perdere la magia eh, a quello che è il concerto e il musicista appunto. la pop star che tu vuoi vederlo lì e ad appunto. oggi sempre di più non soltanto però per, per magari loro eh, appunto Momenti così di introspezione che si autoumanizzano, ma anche proprio da come ormai è gestita anche la carriera di un artista. Cioè gli artisti ormai. Vedi, devono... vedi le foto degli artisti con mogli, figli al mare, in mutande. E... Madonna, ma come? Ma quando ma... mai? Si sapeva chi, chi era la moglie di uno, il marito dell'altro. il figlio, se, fosse, si se fosse saputo. uscita la notizia sarebbe stata tramite il paparazzo, la rivista di settore che rubava sì. l'informazione. Poi, pure lì se le vendevano, c'erano le esclusive. Però, esatto. Cioè, proprio esatto. questa divinizzazione che secondo me aiutava eh certo. a rendere la musica magica. cioè tu, Michael Jackson, eh, diventava quello che era proprio per questa super divinizzazione dell'artista che ti faceva vivere la musica con emozione particolare. Oggi invece è proprio la tendenza di ognuno che usa i social l'hai visto mo tutti se vogliono prendere la spunta blu perché è a pagamento eh, sono, anche il pubblico vuole avvicinarsi e non vuole sentirsi diverso dall'artista oggi mi, mi sembra quasi che le persone ascoltino una canzone o vadano a un concerto pensando eh, eh ma lì ci potevo stare pure io sei sì, esatto. bravo lui eh però vabbè mica è tanto esatto. meglio di me voglio esatto. raccontarsi questo esatto. e, e invece no io voglio sentirmi eh, schiacciato dal, da, dal peso artistico di una rockstar in quel momento è, è, è eccezionale, quella sensazione ed è, è quella che ti spinge. Poi, una volta finito il momento, a dire: Cazzo, voglio diventare anch'io così? È un percorso enorme, difficile, mostruoso. Ma adesso mi ci imbarco e cerco di di, di, di percorrerlo. Eh, altrimenti, se io penso già di star là, dov'è lo sprone? Dov'è esatto. la, la cosa che mi spingerà a cercare di perfezionarmi. Eh, boh, è un discorso non è molto ampio e, e tanti sono contrari a questo, dicono, eh beh, ma sono, siamo tutti esseri umani, non è giusto che l'artista venga divinizzato. No. Secondo me quello rappresenta proprio quella spinta certo. a diventare. Certo, esatto. Eh, cioè Uno deve questo. avere quella bestia lì dentro, altrimenti non diventi un artista. Esatto. Fa, eh, fa un appunto. esempio che tu, Dave, hai sempre fatto con i Pop ad esempio. Mm. Forse entro certi limiti, se venisse fuori che l'artista ha commesso crimini pesanti, è inevitabile eh, che un po' influenza. C'è il discorso che alla fine facevi con i deep pop altre volte, quello sì, quello sì. Però quando raggiungi eh, uno status per qualcuno, neanche quello poi diventa eh, è arrestabile quando l'artista prende quella sorta di. Mh, cioè trascende l'umano. Per mm -hmm. dirti, io l'ho detto tante volte, c'è un gruppo di, di cui io sono grande fan, che sono Metalcore dei tempi miei, che sono eh, gli Esali Dying, e so, so, si sono fermati per sei anni perché il cantante e frontman eh, è andato in galera. Per sei anni perché, tra l'altro è una cosa mo molto grave, però eh, che fortunatamente non gli è riuscita, ha, ha commissionato l'uccisione della moglie. Se S'era stupato dalla moglie e ha pagato un tizio per, per provare ad ucciderla. questo tizio non ci è riuscito, praticamente l'omicidio non è andato a, bu a buon fine. Quindi ha pure e... assunto un incapace, cioè. <coughs> ha assunto un tizio <ride> che non era buono. Fortunatamente, così nessuno sì. si è fatto male. Però poi è stato: insomma, è stata diciamo scoperta tutta questa macchinazione. E lui, come committente di questo omicidio, è andato in galera. Non l'avevo sentito, sta un tizio. Però, ragazzi, vedevo di che dopo sei anni questo è uscito di galera. Hanno fatto un disco nuovo e io lo sono andato a sentire con una voglia di ascoltare dentro. Che per me, quando ascolto quel disco, non mi frega niente. Lui sia un uomo di merda, che abbia fatto una roba gravissima e orribile, perché io. perché quello, diciamo che il bambino eh, che aveva ascoltato i primi dischi, il ragazzino, l'adolescente che aveva ascoltato i primi dischi e che era fan del gruppo, è rimasto a voler ascoltare quella roba, non, non mi interessa che ha fatto lui, se ne occupino ma le loro. Ma scusate, ma c'è anche adesso, non sono espertissimo di arti figurative, però non c'è Raffaello che ha ucciso una persona? Eh, Caravaggio, 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 mi dicono Caravaggio, Caravaggio dalla regia, sì, sì, Caravaggio, quindi però, non però, andiamo esatto. più a vedere le opere di Caravaggio? Cioè, cioè, da cra... domani le guardiamo con un occhio diverso? Cioè, l'artista un è una beh. cosa, l'uomo è un'altra. Mi dispiace Emanuele, che pensa che dice non concordo. Vuoi, eh, vuoi diventare un artista per la necessità di comunicare non per diventare un prodotto, questo è nelle fiabe. <ride> Credimi. Questo esiste ah, ma, nelle fiabe. Quello, ma, nel senso ma... che eh, va bene comunicare, però, se, se non vuoi diventare un prodotto non devi fare l'artista, perché l'artista è un prodotto. Purtroppo sì, nel senso che, <ride> e, e qua bisogna sempre capire questa cosa, che io l'ho detta cento volte, ormai è un mantra che ripeto tipo, eh, tipo Monaco, eh, quando tu produci qualcosa, anche se l'hai fatto ehm, con la genuinità, con la voglia proprio di creare, di, di partorire qualcosa di estremamente personale, una volta che tu la pubblichi smette di essere tua, diventa un prodotto esatto. di proprietà di chi lo acquista. Lamenta esatto. della gente, e infatti, non ti potrai lamentare se qualcuno ne farà eh, una parodia? Eh, quante, quante parodie sono state fatte di canzoni storiche? Oppure, se qualcuno eh, ci farà un esperimento con l'intelligenza artificiale, la farà cantare al gabibbo con la voce del gabibbo Eh, mia bezugi, eh, oppure se, se qualcuno ne farà una cover. Sua personale, che magari a te fa schifo, perché questo è un cantante alle prime armi in mezzo stonato. Ma lui se la vuole cantare. O se qualcuno ne farà un remix. Quindi, ragazzi, ragazzi, mettetevi in testa che qualsiasi produzione, anche la più genuina, nel momento in cui la pubblicate, diventa un prodotto. E per le persone quelle. E vi già... rappresenta, ah. cosa importantissima. Esatto, e vi rappresenta È un prodotto, ma vi rappresenta. E vi rappresenta. Infatti. Eh, adesso si può pubblicare su Spotify tutto, no? anche tutti i provini che, che la gente fa in casa, però attenzione perché quella roba lì rimane e quella roba lì è un biglietto da visita, vi rappresento, siete voi, quindi io anche con i miei ragazzi sto attentissimo quando prima di fargli, di fargli distribuire qualcosa, occhio, perché poi avete vent'anni, quindi bisogna stare molto attenti. Uno cosa, va a sentire fatta, indietro. L'ho fatta con un uh, gruppo di musica di insieme che seguo che quest'anno gli ho fatto registrare con dei mezzi molto di fortuna una canzone che hanno scritto che hanno fatto per essere la loro prima esperienza secondo me è un lavoro anche abbastanza interessante grezzo giustamente e loro subito mettiamo su Spotify detto ragazzi ma perché mm. dovete per forza mettere qualcosa ah, cioè, mettetelo su Youtube che ve lo mandate ai vostri amici eccetera ma non è che siete obbligati o cosa a distribuirlo qua e là okay? il discorso appunto è quello lì allora, su questo io ho sempre una visione un po', diciamo, duale eh, di queste cose. Posso interromperti perché... un attimo, David. Dimmi, scusa. Dimmi. Come direbbe David, andiamo avanti poi. <ride> Siamo super in ritardo, ah, scusate. Sì, no, sì, no, adesso sì, di beh, questo, beh. però... No, no, ve lo dico al volo, poi, poi, andiamo, poi passiamo direttamente all'argomento di prima pagina, perché stavamo mettere tanto. No, eh, sono d'accordissimo con te se, che tante cose che uno mette di impulso magari eh, potrebbero bruciarti o potrebbero non dare la giusta immagine di quello che tu vuoi rappresentare della tua band o della, della tua produzione artistica, però è pure vero eh, che, che tanti eh, lavori grezzi che magari una persona con molta più esperienza di te, allora io ve lo dico proprio perché è successo a me negli anni, eh, perché io mi sono confrontato da giovane con, con artisti grossissimi che avevano eh, anni di esperienza di produzione alle spalle e a un certo punto uno di loro mi ha detto Guarda, io ti consiglio di non farmi sentire le cose a me per primo, ma farle sentire per prima cosa a quelli che stanno a un livello poco superiore al tuo, a livello tecnico o simile al tuo. Perché io ho mille bias dati da tutta l'esperienza che ho nel giudicare un prodotto e magari io se... e ho un, uno sguardo talmente tecnico che magari io ti boccio un pezzo che mm -hmm. se tu lo pubblichi con la freschezza e con la genuinità che c'è quel pezzo, magari diventa un successo, e io, da giovane magari l'avrei pubblicato, ma con tutte le sovrastrutture che ho adesso, ti dico non è pronto. Eh, pure quella è una scelta che bisogna capire quando farla, perché magari un pezzo, anche grezzo, anche che suona male, diventa un, un urlo generazionale. E magari un, uno super esperto direbbe no. Produci lo meglio oppure non è ancora al momento. Quindi sono d'accordo con te, ma dipende da... Casa il George casa. Harrison verso, verso i Led Zeppelin, insomma. Esatto, esatto. <ride> fatto volta, e anche chiaramente è ragazzo. È un casino, raga. Comunque passiamo un po' al discorso Palomene Meneguzzi perché è lungo e ha tanti step. Eh, ecco, dico, la notizia prima pagina con la mappa concettuale, bravissimo. Sì, c'è la mano pronta. È pieno di step, e alcuni un po' cringe, altri soprattutto la chiusura dei GX è molto molto bello e secondo me che mette un punto molto interessante sulla cosa. Comunque, Paolo Meneguzzi fa un'intervista e all'interno di questa intervista, io siccome questa cosa me la sono studiata bene, ve la posso anche riassumere senza leggere gli articoli per intero. All'interno all di questa intervista, eh, dove ripercorre un po' gli step della sua carriera, a un certo punto... Pensando un po' a com'è la situazione della musica attuale, se ne esce con una bordata riguardante proprio uno dei tormentoni di quest'estate, che è Disco Paradise. Sì, Meneguzzi è ancora vivo e come puoi vedere assomiglia in tutto e per tutto a uno dei membri eh, dei Pantellas, incredibile. Uno dei due ragazzi <ride> youtuber dei Pantellas, è diventato identico. Eh, L'unica cosa è che quello dei Pantellas, mi sa che è molto più giovane, quindi è peggio per lui che per Meneguzzi, insomma. E, oh no. Allora. Prima di arrivare all'abordato, però, però scusa, ma vorrei fare una domanda io. Visto che tu l'hai studiata bene, mi, mi potrai rispondere, immagino. Certo. Ma come mai Paolo Meneguzzi è stato intervistato? Cioè, mi spiego, Ok. Cioè, Chi, ha intervista Paolo di... Me... Chi ha sentito il bisogno di intervistare? Cioè, cosa ha fatto Paolo Meneguzzi per dire Ok, andiamo a intervistare Paolo Meneguzzi negli ultimi vent'anni, eh? chiedo. Allora, cosa è successo? Perché ha suonato a questo It Sound Festival. E ah, okay. gli hanno fatto un'intervista che era quelle classiche interviste che fai all'artista eh, a tutti gli artisti che hanno suonato in un posto, non più ai main, a quelli più grossi e l'intervista poi se ne va nel nulla, esce magari in qualche testata di settore e o nessuno sa la legge o se la leggono un quattro però questa ci ha avuto al suo interno questa cosa che l'ha fatta poi esplodere perché quando fai un nome così grosso e soprattutto quella, la persona che nomini ti risponde, può starti come è diventato, se lo sono letto tutti. E io sono grato al mondo che GX si sia accorto di questa cosa, perché in questa intervista c'è un passaggio. Che è una roba, regà, incredibile, incredibile. Che è ehm, il modo in cui Paolo Meneguzzi, al secolo Pablo Meneguzzo che è il suo nome originale. Tu no, ti chiami Pablo Meneguzzo e ti dicono guarda, trovati un nome d'arte. Tu dice: Vabbè, facciamo allora, Pablo non è troppo normale, facciamo Paolo, ma più artistico. E da Meneguzzo forse non è un cognome d'artista, da, da sembra una cosa un po' più internazionale. Facciamo Meneguzzi. Dici, vabbè, non so, lui, la sua, il percorso mentale non so come sia stato. Fatto sta che lui ripercorre dal suo punto di vista la sua carriera. E questa ve la voglio proprio leggere. La mia storia è iniziata prestissimo. In Italia nel 2023. Eh, ma nel già 2003. Nel, nel, 2003. Nel 2003, scusate. Eh, <ride> ma già nel 96, in Sud America, avevo un successo spaventoso. Con un repertorio molto diverso da quello con cui mi sarei poi accreditato in Italia. Eh, da metà eh, anni 90, e per quasi un decennio, sono stato un autentico king in Sud America. Già di che successi la classifica. Uno dietro l'altro, che però non hanno mai viaggiato oltre quella, pur vasta, area geografica. Il mio percorso assunse poi tinte paradossali quando i discografici italiani mi dissero che per sfondare in Italia ero troppo latinoamericano. Cioè, un cantante pop italiano venderebbe l'anima al diavolo per conquistare il mercato sudamericano. E voi pensate che possa essere un problema per me fare il tragitto inverso? Sorride. Anch'io, forse a quel punto, sbagliai qualche mossa. Avrei dovuto accontentarmi del regno sudamericano. Ma lui era il lord del Sud America, esatto. No, vabbè. <ride> Senza farmi troppe paranoie rispetto al mercato italiano, che comunque è molto più ristretto. Eh, per uscire in Europa dovetti cambiare etichetta discografica. Ah, se ci penso oggi, con la Warner era una priorità mondiale. Insieme a Madonna! Ma quando mai è successo questo? <ride> Con la giusta strategia avrei potuto diventare un Justin Bieber. Eh, ma la mia famiglia all'epoca faticava a capire cosa stessi combinando laggiù in Sud America. E io avevo voglia di farmi apprezzare anche qui e mostrare a tutti di cosa ero capace. Allora, mo non so se lui avesse appunto, come dire, Giovanni Storti qua eh, in... Uh, in chat, Pablo Escobar Meneguzzo non so se lui avesse un regno di altro tipo in Sud America e ci avesse i suoi giri e fosse veramente un king ma, allora io sulla base di questo ovviamente mi sono incuriosito e ho voluto andare a vedere cosa avesse fatto lui in Sud America, perché dico possibile che non se ne siamo accorti, se tu cerchi Laura Pausini in Sud America, Tiziano Ferro Roba Nash tu c'hai proprio un sacco di roba Tour, eh, locandine, articoli di settore, cioè, questi erano veramente grossi in Sud America. Di Paolo Meneguzzi c'è una traccia di tutto questo soltanto sulla sua wiki italiana, che racconta una storia veramente molto simile a questa. Tour in Perù, in Argentina, adesso litigavano, mentre nella wiki spagnola, perché non quella inglese, ma quella spagnola, c'è una cosa molto più normale, si sì, ha fatto dei successi eh, ma non parla di questo regno sudamericano del king quello che io ho potuto confermare è che effettivamente lui cosa succede quando era molto giovane ha fatto due hit eh, successive negli anni, una si chiamava Aria Ario e un'altra si chiamava eh, Eres il fin del mondo e praticamente queste canzoni eh, gli hanno permesso, una di queste gli ha permesso di vincere un festival in, in Cile che si chiama Vigna del Mar e lui l'ha effettivamente vinto. È stata la canzone che ha vinto la competizione, tipo diciamo una specie di Castro Caro eh, eh, cileno. No, no, e... è grosso. È grosso. No, Quello no. è veramente grosso, però. È un festival comunque sì, importante. penso ecco. in un palazzetto. <ride> e la canzone è andata in heavy rotation sì. in radio ha spaccato sì. e la, canzone, la, la gente l'ha cantata tutto quanto. Ma poi. Di questo fantomatico tour e di questa sua, diciamo, paragone a Madonna, cioè di essere un artista di primo piano, non ce n'è tantissima traccia. Secondo me, lui genuinamente se la ricorda così la cosa, certo. Ha romanzato un po' il suo passato, da quello che credo io. Cioè, eh. Ha vissuto una realtà alternativa, dici però. Allora. Un po' sì, cioè nel senso, Allora, se tu fai un successo del genere che ti mandano a suonare nei palazzetti col tuo primo singolo dall'altra parte del mondo, la racconterai per anni e diventerà, diciamo, l'apice della tua vita artistica. Sebbene lui abbia avuto comunque una carriera italiana che secondo me Mo', senza che lui, rom lui romanza molto la Sudamericana, sud ma secondo me quella italiana è stata molto più grossa di quella, eh, appunto, oltreoceano. Perché ha fatto due o tre successi, belli grossi. È stato da MTV, eh, ha fatto un sacco di concerti in Italia. Quindi, secondo me, lui non dovrebbe sputare sopra questa, questa carriera americana. Ma mo', qua vi dico: prima di dire la risposta di J-Ax, su questa sua parentesi, vero o falso, canzoni italiane, vedo una bomba di mercato. Queste sue canzoni erano scritte ehm, allora eh, non è questo il tipo allora vero o falso erano scritte a quattro mani eh, con un altro artista che era insomma diciamo un produttore un, un non un ghostwriter insomma un, un autore uno che con lui faceva eh, il coautore allora non so se è, eh, forse sto di nome Lotti, no un bimbo eh, di un no, fratigio No, mi sa che proprio questo Luca Mattioni. Ok, vediamo un po'. Pa, 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 pa. Questo Luca Mattioni è eh, un eh, artista. Prova a zoomare in... un po', Dave, che non credo sì, si veda troppo. Zoom... Vediamo un po' se si zooma tutta la questione qua. Eh, anche quando vado qui, mm -hmm. Allora, questo Luca Mattioni è autore di un sacco di brani italiani. Ha fatto praticamente. Quasi tutta la roba di, di Emma, quasi tutti i dischi. Eh, delle robe con Elodie e poi andando ancora a scorrere. E di tutta roba di Emma, trovi una cosa interessante. Sailor Moon e il cristallo del cuore 2018, <ride> Cristina D'Avena. <ride> cazzo, questa ha scritto: fa tutte le varie cose, un brano di Cristina D'Avena No, poi vai giù. Anche perché sono scritto... le edizioni dagli anni, credo. Sì, sì, sono riedizioni, ma questo eh. ha lavorato praticamente a tutto un album di Cristina Davena. De riedizioni dei pezzi storici, un, un famoso disco che ha fatto Cristina Davena nel 2018. E quindi questo qua, fra, nel suo eh, carnet, c'è vero o falso eh, delle canzoni di Emma, tutto quanto. Ma c'ha pure Giorgi, D'Artagnan, D'Artagnan, dei di vola mio Miniponi, Quindi Gem, ti ricordi? Il mio nome è Gem. Sono una... Quindi vabbè, questo qua. Buon, uh, buon lavoro per Luca Mattioni, che si è fatto anche coautore di tanti pezzi di Cristina Vena. Che secondo me in si ha roba gli arriva. Anche se non so i pezzi originali, ovviamente. Allora, e... vediamo un attimino cosa gli risponde a questo punto. J Jax gli risponde: Dice tu, beh... ah, aspetta, ora andiamo a vedere prima l'abordata ieri. Di perché questa era soltanto la parte del tour sudamericano. questo o ah, è blanco. No, è blanco, ovviamente, Perfetto. no, perché, ah, ma che è andata? No, che cazzo? Ma è sempre l'articolo, ah, no? Perché c'è stata una foto del blanco? Se sì, era parlato anche del blanco, vabbè, non lo vogliamo ancora sapere che ha detto. <ride> e pa -pa -pa -pa. vediamo un attimino, dov'è che parla del. c'è anche de... Gali, così si, sì, ci hanno messo di tutto. Allora, voglio vedere dov'è la bordata precisa no no infatti Sebastian cioè, collaborare con Cristina D'Avena ma magari cioè, anche soltanto fare i concerti che fa con i Gemboy che Sebastian dice non vedo il problema alcune sigle di cartoni erano dei pezzi. no noticoli. no ma era, era, ah, no, era oggettivamente secondo era, me Credo che fosse era, era un apprezzamento quello di Dave. Attenzione, eh, sì, sì. Eh, era un apprezzamento, no, non eh. che da Viena, no, eh, è un mega fanno che sia da venere, però era una cosa curiosa. Nel senso non che avevo immagini... nessun dubbio, cioè quei pezzi lì sono dei capolavori. Non, non scherziamo immagini, però, in un repertorio di uno che scrive per artisti pop del momento che ci siano dei pezzi Ma che comunque, Viena, non, non so se fosse ironico in realtà, perché è scritto oggettivamente secondo me ah, <ride> quindi... Okay, okay. <ride> quindi forse c'era <ride> dell'ironia. Eh, delle allora... volte si fa fatica a capire quando uno è ironico. No, no, beh, ovviamente <ride> ti <Sì>. fa quando... ridere se vedi nel, nel, nel carnet dei de pezzi scritti di un artista che fa insomma il top line delle pop adesso, Cristina Avena, le farite quando lo trovi. Poi, ovviamente, sono pezzi in cui siamo cresciuti. Che io conosco a memoria però non lo so. Ma stunnato vederlo. Allora, questa è la bordata. Ehm, L'estate pop 2023 è deprimente. Vabbè, eh che è un po' quello che diciamo che un po' ci abbiamo in comune con Meneguzzi. Qua, perché quando abbiamo visto i tormentoni estivi non è che ci hanno fatto impazzire. Qualcuno l'abbiamo apprezzato Sì, altrimenti. sì, sono d'accordo. Il medium pop eh, mi pare svilito Vedere gente tutta tatuata E già qua comincia a sragionare <ride> che Questi giovani d'oggi Anche con questi tatuaggi del demonio A cantare la disco Paradise di turno Quindi fa proprio un nome Quindi non è che tu dici sai, Non, me, non mi sono piaciuti i tormentoni di quest'anno Mi fa tristezza Quelle sono marchette Così, e beh è pesantissimo Perché vero o falso non è una marchetta secondo lui cioè, cioè, Diciamo che So, uh, canzone che scrivi per, perché debbano diventare uh, la canzone dell'estate, come diciamo sempre, sono dei codici come la canzone Sanremese. È, diventa un genere a parte. Il pop deve essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli. Se fai dovuti confronti da un prodotto all'altro, te ne accorgi della differenza. Il pop migliore non è dozzinale affatto. Blanco, ad esempio, se fosse prodotto ancora meglio, lo decide lui che non è prodotto abbastanza bene. E poi, questa è una cosa che io dico eh, vale per tutti. Eh, allora, vediamo che ne so, thriller di Michael Jackson, no? È un ottimo prodotto, è una canzone storica del pop. Se fosse stata prodotta ancora meglio, non sarebbe stato meglio? <ride> Grazie al cazzo, ovvio. Non è, ancora cioè, è un discorso inutile, che vuol dire ancora no, meglio? Poi, no, ma poi soprattutto... cioè questa roba qui è una, è una cosa cioè, che non sta proprio in piedi. Perché è ovvio che se tu prendevi thriller di Michael Jackson e la facevi produrre a dieci produttori diversi, uscivano dieci arrangiamenti diversi, 10 versioni sì, ma diverse. Ma se l'avessi scontato meglio sarebbe stato meglio. Cioè, se fosse stata ma meglio. Sarebbe esatto. Stato meglio. esatto. Cosa vuol dire meglio? <ride> cioè, hai capito? Cosa vuol dire meglio e peggio? Madonna. Madonna, Madonna. Il King. potrebbe tranquillamente sfondare porte internazionali perché ha tutto ciò che serve. E invece no. Caro, caro mio Pablo, perché eh, anche agli artisti eh, prodotti al top su cui hanno puntato tantissimo, appunto Pausini eh, e Ferro, eh, quello che gli ha aperto le porte non è stata del mercato sudamericano, non è stata una produzione differente o meglio, è stato semplicemente di scriverle, eh, sì, cioè superare la barriera linguistica, se di in spagnolo, eh, tutto qua. Su uno come lui io investirei molto di più. E vabbè, questa è una visione personale, anche a me Blanco piace molto, anche se ce cioè, ne stanno tanti detrattori. Però la cosa brutta, insomma, è la cosa che dice Marchette. E più parla poi di, eh, di pop visionario che deve essere curato ai massimi livelli. Adesso, con tutto il rispetto ehm, per la carriera di Meneguzzi, però se voi andate a risentire, eh, vero o falso, ehm, con la produzione dei tempi, e la confrontate con lui perché lui non ha, non ha voluto parlare soltanto dell'ambito italiano, eh, lui ha voluto proprio fare un discorso internazionale, ha messo a confronto i nostri artisti con quelli internazionali. Se sentite canzoni pop ehm, con la stessa rilevanza però in, in una chart americana e la confrontate con la produzione vero o falso, eh, non si può dire che fosse curata ai massimi livelli. È una roba un po' che oggi faresti contatto su Nexus, però anche per i tempi... Mi sembrava un po' indietro, insomma, era un po' dozzinale, Poi questa è la mia visione. Eh. Poi Marco, secondo me adesso la sta ascoltando in questo momento. E sì, mi... no, beh, ma allora me lo ricordo già da allora. Ma guarda, siamo sempre lì: eh, eh, andare a giudicare, sai, è come dire: è come quando tu mandi un lavoro no, e, e il cliente ti dice ma sento il rullante un po' scuro. Hai capito? Quelle robe qua sono robe che non stanno, in, cioè non voglio neanche sentirla, una roba del genere, cioè nel senso che è ovvio che se tu vai a fare il suono del rullante a 10 fonici, te la fanno totalmente diverso l'una dall'altro. Comunque, però, eh, sono quelle robe che co come fai a giudicare una produzione meglio di un'altra? Cioè, allora, io, ovviamente... io immagino che lui, però, si riferisca all'arrangiamento quando parla di produzione, sì, anche secondo chiaro, me parla in maniera dico... impropria no no certo allora lì però sai eh, lì è un arrangiamento meraviglioso eh, non so eh, quello di Michael Bublé con la Big Band con, con l'aiuto alla batteria con tutti Boca. che vanno come delle bestie ed è un arrangiamento meraviglioso il brano pianoforte voce di Adele perché perché è il pezzo che è meraviglioso cioè è lì ah. il problema cioè, dove sono i pezzi di Meneguzzi dove sono le canzoni in Sud America Capito, <ride> c'è questo. Mar, è lui che esempio ha fatto Blanco se fosse prodotto, Ed, se ti piacciono i brani è una cosa, se non ti piacciono i brani è un'altra. cioè Non c'entra veramente nulla, sono tutte robe che non stanno in piedi queste. Sì, Chiacchiere e distintivo. Io, io posso dire una cosa, poi J. ax eh, lo definirà, adesso poi ce la andiamo a leggere. Una... Dice guarda, pure tu sei nato come Tiziano Ferro di Serie B. E io aggiungo una cosa in più. Tu hai ascoltato Vero o Falso poco fa, Marco, in cuffia? Sì. Che le canzoni di sì. Se te ne accorgi dell'inciso, è Vero o Falso. Io l'ho sempre, l'ho pensato dal primo giorno che l'ho sentita. Ditemi voi anche in chat, che ne pensate anche voi due. Eh, secondo me eh, nasce proprio. Come volontà di ripoff eh, di di perdono di Tiziano Ferro perché ha la stessa mm. struttura metrica del ritornello: Beh. perdono, scusa, Rosa, sì, sì. chino, davvero, tan -tan -tan -tan, vero, cioè vuole dare la stessa struttura mm. all'inciso. Poi, ovviamente, si assomigliano poco. Il giro d'accordo è differente, però quello è. Tra l'altro, abbiamo anche il nostro Ospite, io lo faccio entrare subito, così ci dice anche lui che ne pensa sia su questo, sia in generale su Meneguzzi, su quello che vuole tra l'altro. Bella, voilà. bella ciao, come andiamo? Ciao, andiamo ma noi andiamo. ci conosciamo, sei già venuto no, qua, ci... giusto? Sì, sì, sono sì, sono sì, qua sì. una volta, tra l'altro, avrei da fare un, una considerazione. Mia moglie si è lamentata della zeppola dell'altra volta. Non so se c'è un dessert de sulla puntata, ma ha detto così non ti si può sentire. C'è il The Zepper. Eh, ragazzi, perché se voi mettete se voi mettete, non mettete, cioè mettete il compressore prima del Desser, de eh poi succede questo. Il fronte sì. esce così, ragazzi. <ride> Attenti allora. agli attacchi, alla ratio del compressore. Mi ha detto: sembrava di stare al Joba Beach Party. <ride> Ti prego, abbracciala da parte nostra. Questa è una, no, no. È una grande battuta bravissima. bravissima L'altra roba voglio. che mi ha detto è di mettere un limiter sul microfono di Dave perché ogni tanto si spaventa. <ride> no, allora, ragazzi, Con una cassa per tutti JBL di quelle potenti quando ogni tanto Dave entra ad un volume la prometto ah, che finalmente da, da quando installo l'Apollo che ce l'ho in scatolata lì potrò fare eh, diciamo un sound curato anche così mentre sto in streaming eh, perché di solito lo curo quando registro quindi quello prometto che migliorerà da, da settimana prossima dici tutto no, non volevo tediarmi vi do secondo me qualche cosa che mi piaceva sentire Beh il mio commento su questa pseudo rissa che poi non è un pestaggio più che una rissa è uno Meneguzzi quando è uscito eh, i suoni di Meneguzzi non erano a livello non internazionale neanche di quelli di Tiziano Ferro cioè il esatto. confronto già lì era altissimo poi sì, sembrava proprio Tiziano Ferro che non ce l'aveva fatta ma quella, la cosa secondo me che più importa nel 2023 è che uno ha un successo latinoamericano e ha 100.000 follower l'altro è j e ha 3 milioni di follower uno è sulla cresta dell'onda da 6-7 anni, i tormentoni sono tutti suoi bello brutto che sia, non ne sbagliano uno l'altro sta uscendo con un film e io per caso nel, nel trailer è una roba tipo di scuola di musica ho sentito una produzione con una, un cantato italiano, ragazzi quella roba lì è 2000, è 10 forse cioè ai ai ai. Eh, no, è proprio molle Prima parlavate del produttore sessantenne, adesso il produttore sessantenne non ha più la casa Io sono produttore da 30 anni. A 20 producevo gente di 20, a 30 c'era 10 anni di differenza, a 40 e 50. Quindi io sono cresciuto meno mediamente i miei clienti nuovi no. Ed è lì la cosa più interessante del produttore. Proprio adesso quando vado a produrre quelli di 20 anni, perché loro arrivano lì con delle idee che sono dettate comunque dai loro ascolti. quindi Volenti o nolenti, stanno copiando o riproponendo qualcosa. Io, da produttore, devo tirarli un po' da una parte in maniera da lasciargli la loro anima, ma sicuramente il prodotto che viene fuori è meno scontato di quello che hanno pensato loro. Per bravi, anzi, più bravi sono e meglio sanno cantare, più genericamente riescono a traslare i loro ascolti e quindi a essere in realtà delle belle copie di qualcosa. Il produttore mm. deve sempre cercare. Io il più delle volte faccio togliere parole, faccio abbassare il tono nella terza di quattro per fare un blues, sempre i soliti consigli, perché loro scrivono sempre là e arrivano composizioni che possono sembrare car brave, fra quintale, da sup ed escono... Certo, da Roma no? quella Roma, però anche un po' trascinati da quello che è la mia esperienza, ma la cassa che faccio io è 2023, se serve una cassa 2023. No no, ma infatti il mio di... discorso che facevo prima era che appunto anch'io fortunatamente eh, ho un sacco di giovani intorno che è una cosa che mi, mi, mi piace tantissimo, eh, li adoro i giovani e io parlavo prima del problema nell'ambiente, di, di un certo tipo di ambiente nella musica, fra gli autori, fra gli editori, fra le case discografiche Okay, quindi ci sono degli A&R de, di case discografiche, delle più famose a livello di nome italiano, che ci sono dei ragazzi con tutto rispetto molto giovani che secondo me non sono in grado di valutare una canzone perché probabilmente qualcuno non sa nemmeno cos'è un la minore. Quindi il mio discorso ah, è, era un po' quello. Ecco. <coughs> un po per scontato, questa cosa delle volte. Io che non sono un grande musicista, ma insomma la mia esperienza ce l'ho e Soprattutto conosco musicisti molto più bravi di me, mi sento sempre un po' in difetto. Un... Ho sempre la sindrome dell'impostore. Mentre poi, quando conosco artisti anche validi, oltretutto perché l'ignoranza, un po' è un discorso un po' lungo. però l'essere il... vergini aiuta. Io mi ricordo comunque che negli anni le cose che rimanevano più in testa le scrivevano i peggiori, che poi non fossero prodotti all'altezza. È un discorso, ma l'idea che spuntava. Aveva quel gusto perché i migliori invece non facevano altro che riprodurre molto bene qualcosa che avevano ascoltato negli ultimi 4-5 anni. Poi eh, esco con questo perché è giusto che voi diciate la vostra, ma è una domanda che faccio a voi, perché non l'ho sentito abbastanza spesso. Io ho una mia idea molto precisa su questo: fare un tormentone, neanche una hit, fare un tormentone è tutto tranne che facci è molto assolutamente. azzeccare un tormentone ma che parla un concetto concettuale di musica impegnata che te la senti poi può, può venire bene può venire male ma quello vuoi fare quello fai azzeccare un tormentone è da pro veramente da pro assolutamente d'accordissimo assolutamente d'accordo perfettamente d'accordo sempre un point il narra è eh. sempre un point Ormai <ride> è... narra è vero narra un altro Bella. dei nostri autori <ride> Ciao, Narra. Ho comprato, comprato l'M1, montato il X-Pro e comprato il, il libro di Marco. E vai, grazie, Narra. Ci si vede È uno di quelli <ride> che contribuisce a mantenerlo primo in classifica, hai visto. Hai capito, hai capito. Ciao, Narra, grazie. Ciao. Grande. Ciao, ciao. ciao, ciao. Allora, eh, il discorso è interessantissimo. Mm, secondo me è, è veramente tanto ampio. Io voglio eh, dire due cose e chiederle anche a voi nel, in contemporanea. Vabbè, innanzitutto è che secondo me tu hai parlato di A&R una persona che si occupa di avere la responsabilità così grande e così importante di selezionare quello che poi diventeranno i brani magari per una major, quindi stai proprio effettivamente influenzando il mercato e l'andamento musicale di una nazione, eh, secondo me prima di essere un bravo musicista... Un grande produttore, un grande conoscitore della musica deve essere un grande fruitore, un grande ascoltatore di musica. Deve essere capace ad ascoltare la musica, perché poi è la parte principale del suo lavoro. E in questo io per esempio vedo sempre una, una grandissima lucidità in Marco, te l'ho sempre detto, perché tu comunque produci da tanti anni e hai delle radici profonde in robe che stanno molto indietro musicalmente ma sei sempre sul pezzo e conosci sempre tutti i brani che escono nell'anno <ride> corrente quella è la cosa principale è importantissimo certo. poca gente ascolta la musica stanno tutti in una bolla o si ascoltano solo le robe loro o si ascoltano un genere che piace a loro e, e depennano dei generi che invece decidono a priori che chi fanno schifo ragazzi non fate questo tu che dici Marco? Beh sì, allora è il mio mestiere quindi, ed, ed è l'amore della mia vita, quindi non riuscirei a fare altrimenti. Chiaro che, che adoro anch'io tutta la musica, come qua arrivano tutti gli elenchi, no? eh, la musica del passato, ci mancherebbe, ci sono nato, ci sono cresciuto e ce l'ho nel mio bagaglio. Però è ovvio che ci vuole anche le, le, così la, la voglia di evolversi, come in tutte le cose, altrimenti saremo ancora qui. Lo so anch'io che con l'altro computer potevamo andare avanti ancora cinque anni. Però bisogna guardare avanti cosa succede. E se no saremo ancora qua tutti andare in giro con il carretto e con i cavalli, perché intanto si va. <ride> L'ascolto la no? la della musica e la, la voglia di cambiare, la voglia tante volte anche così di mettersi un po' in discussione, no? di. Di, di dirsi in qualche modo di dire a se stessi: se una cosa non mi piace è perché effettivamente non è bello, oggettivamente non è bella o è un mio limite? No, eh sì. quindi, poi dopo ognuno di noi ovviamente ha i propri gusti e, e deve, deve trarre le proprie conclusioni e deve ascoltare anche perché poi ci sarà anche molta gente qua fra di noi e no, non tutti fanno questo lavoro. Quindi comunque io tutti i giorni dedico un tot di tempo all'ascoltare la musica, dedico un tot di tempo a studiare un plugin, dedico un tot di tempo a fare le scale sul pianoforte, dedico un tot di tempo per andare a correre, perché anche quello fa parte. C'è stato un bellissimo discorso di Vasco. Andare a correre non piace a nessuno, è bruttissimo, lui dice. Però voglio andare avanti e fare i concerti, lo devo fare perché se no un concerto di tre ore non lo posso più fare. Il nostro, lavoro, il nostro lavoro fa parte anche di quello, il mio lavoro è un lavoro dove sono seduto 20 ore al giorno, quindi devo mettere in cantiere che nel, nel mio lavoro se voglio mantenermi sano devo anche fare un po' di attività fisica, devo studiare il pianoforte, devo ascoltare la musica. Devo rimanere aggiornato il più possibile. Certo, ci vorrebbero le giornate di 80 ore in certi casi. Sì, certo. Però bisogna fare il più possibile. Poi nella musica eh, stiamo parlando di un argomento veramente molto vasto. Non so se sapete che su Spotify si, si dice che più o meno escono 40.000 pezzi al giorno. Pardon. Quindi. Ovvio ecco, che uno deve, poi... deve prendere una direzione, però la, la top 50 di Spotify, uno che fa il mio lavoro, la deve ascoltare, oh, se no non puoi fare il mio lavoro, non, la non puoi cioè, non fare il, il mio lavoro. Cioè tu te, Luca ti ci metti anche magari controvoglia però ad ascoltare dei brani che altrimenti normalmente non ti arriverebbero? Cioè... Ah, sicuramente non come voi due faccio il mia colpa, però effettivamente, cioè, diciamo che io anche a livello <coughs> professionale sono diverso da voi, quindi tra virgolette me lo posso un po' più permettere rispetto a voi, certo. come avete detto voi, per voi è una necessità, giustamente, eh, però sicuramente eh, è fondamentale perché faccio un esempio molto pratico, tipo a Marco piacciono molto i colplay, io a pelle <ride> non li sopporto, ma, ma senza un senso logico non so per quale motivo, quindi faccio fatica ad ascoltarli, però mi ricordo che una volta io ero andato a una clinica di Luca Colombo che già avevo citato la settimana scorsa, e che aveva detto, un tempo magari i produttori in studio ti dicevano fammi la chitarra alla Van Halen, adesso ti dicono fammi la chitarra alla Callplay. Quindi, che se tu sei un produttore, tu sei un turnista, devi conoscere Lo le devi sonorità, sapere. le cose che ci sono adesso, perché nel tuo lavoro sono richieste. Quello Poi occhio, occhio, non è obbligatorio per tutti, eh, nel senso c'è cioè mia madre che eh, nella sua, lei non, non fa musica nella sua vita, fa tutt'altro lavoro, tutt'altro mestiere e lei è fan di Claudio Baglioni e per tutta la sua vita ha ascoltato solo Claudio Baglioni, sì ogni tanto <ride> concerto, un pezzo di so, Zarrillo, ogni tanto un Renato Zero, ma per Però con un parte, po' di per... senso di tradimento. No, vorrei farvi, notare, <ride> cioè, vorrei farvi notare da Romano, perché siccome io, sono, io ho vissuto 5 anni a Roma, tu non devi sapere questa cosa, quindi ah. la conosco molto bene e vedi che ha fatto dunque Baglioni, poi ogni tanto Renato Zero e ogni tanto Zarrillo, hai capito? Non, <ride> si, spo non si sposta dal, dal, dal grande raccordo anulare, ma ovviamente. Sì. <ride> ma sì, però è lì di farlo, no? nel senso lei ha ascoltato certo. l'89% della sua vita Claudio Baglioni, io infatti so tutte le canzoni di Baglioni a memoria perché in casa mia hanno sempre girato in heavy Rotation e per questo poi lo apprezzo anche Claudio Baglioni, ma io, io non ho mai detto niente, Noi vado da mia madre e dico: Oh no, ma ascoltati anche il resto, amplia i tuoi orizzonti. Perché non fa questo il lavoro? Non, è, non gli serve. Certo. Però, per chi vuole stare, vuole fare o il musicista, o il produttore, o il DJ, anche il DJ, perché per selezionare le tracce per far ballare la gente nei club, devi sapere quello che piace, quello che esce, devi ampliare. Altrimenti se stiamo sempre a lamentare. La tecnologia ci dà la musica con l'algoritmo cioè, decidono quello che dobbiamo suonare. Eh, se no, se tu, lo fai, se tu già lo facevi da te da solo, l'algoritmo di Spotify te lo creavi nella tua testa. Nel senso, escludevi eh tutto sì, quello eh. che ti fa schifo e ti rimetti soltanto cose uguali a quello che ti piace. E ovviamente se sei l'algoritmo di te stesso, <ride> demoniaco. Eh tra sì. l'altro. Sì, 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 è vero. Andiamo avanti veloce su, su cosa, così arriviamo alla conclusione anche dell'argomento. Sennò poi si fa tardi. Vabbè, praticamente mh, J si trova eh, a dover rispondere a questa cosa: e quello dice, Guarda, roba svilente, sono marchette. E... <coughs> e lui gli dice, eh, Sei sicuro che tu vuoi parlare di marchette, zio? Beh, tutto bene, tutto a posto, per questa voce di J ax che io ormai interpreto sempre. Comunque, ciao, io ti ricorderò sempre sì, ma come la versione Bond. ordinata su Wish di Tiziano. E beh, è quella cosa dicevamo prima, che diciamo prima: che ovviamente per tanti ha rappresentato un po' un Tiziano Ferro Wannabe, e lui ha proprio detto, eh, poi dice: Non c'è niente di più triste eh, dei cantanti falliti che danno la colpa al pubblico che oggi non capisce più un cavolo un cazzo. Eh, ma Dave, volevi condividere lo schermo o stai leggendo e basta? Ah, no, no, scusate, condividere lo schermo, ma sì. comunque questo era l'articolo e quello che dice lui. Ovviamente, J-Ax quasi fa prendere un attimo la mano. E, e gliele dice: Tu mi hai dato del marchettaro, mi hai, hai detto che la mia musica è svilente. Lui è preso nelle eh, Vabbè, allora, per, cioè, scusami, però gliel'ha servita su un piatto d'argento. Cioè, cioè, so. cioè, eh, comunque parli con uno che, che ha in mano il mercato da anni. Eh, che ti piaccia o che non ti piaccia sono 7-8 anni che, che la, una delle hit maggiori dell'estate c'era lui poi comunque non dimentichiamoci che gli articoli 31 comunque sono stati un pezzo della storia di un certo periodo della musica italiana è innegabile che piacciono o che non piacciono quindi voglio dire hai veramente toccato comunque un pilastro a modo suo cioè tu che non sei più nessuno e sei stato molto poco questo eh, è il problema. infatti poi eh, J.A.X. farà ehm, una, una risposta vera e propria tramite un dissing in stile, eh, diciamo, proprio in stile rap, no? Quindi gli fa una canzone, una diss track in cui gli dice proprio questi concetti che dici tu e li amplia e praticamente lo uccide a livello mu musicale. Eh, immagino. E, però prima tutto eh, deriva da questo perché lui ha questa risposta, a una story. Di, di Jax e qui diceva grosso modo quelle cose che ho appena detto lui decide di fare un post intero <ride> che tra l'altro è fatta Ia che decide di, ge di geolocalizzare Ibiza però visto come lui narra la sua vita in <ride> realtà non possiamo neanche sapere se stesse veramente Ibiza se a Milano Marittima comunque vabbè, lui si geolocalizza di Ibiza e fa guardate qua ragazzi un wall of text cioè Continua questo attacco efferato. Madonna, dove qua la prende a male e decide di cercare di pungere proprio nel vivo J. Axe con una rabbia uh, boh, da, da, da collega, artistica, musicale, personale. Secondo me è ingiustificata. Io vado a leggere quello che dice. Un attimo, che lo, <coughs> che lo intendisco così magari. Mm. Questa, la, la, questa è uscita dopo la risposta di Axe quindi. Dopo quella risposta, che era su una story, quindi una, quello che entra in una story, lui non gli è bastata la story e quindi ha fatto eh, il post perché ha tanta roba. Ah, ok. E caro J Axe. Che sa un eh... po' di passivo-aggressivo questo caro J -Hux. Quando già cominci col caro te lo accarezzi, no? Caro sì. J del mio corazon, eh, ma chi verrebbe dietro a te e a voi eh, se non seguissi il sistema che hai sempre criticato? Fai il portavoce eh, che il sistema è in marcio, che rinneghi il sistema. A parte perché lui è un pessimo italiano, eh, se vede che ormai parla meglio lo spagnolo. Che rinneghi Sanremo, The Voice e poi fai le pubblicità del panettone. Parli di papponi, ma fai il pappone che sta attaccato ai ragazzini per non cadere nell'oblio che probabilmente tanto ti spaventa. E per fare i fighi ci urlate ancora, legalizzala, ma anche basta. Questa è una cosa molto grave che dice, ti attacchi ai ragazzini e ai giovani per non cadere nell'oblio, che probabilmente forse è una paura che c'ha lui, quella dell'oblio, perché a me sembra che Jay Axe comunque per non cadere in questo famoso oblio, o economico, o musicale, o artistico, ha fatto tanto e ha creato tanto anche dietro le quinte, cioè nel senso si è creato un'agenzia, eh, ha lavorato anche nella spinta di alcuni giovani che lui riteneva validi, quindi secondo me... eh... Lui la, alla pensione ci ha pensato ampi, ampiamente. Comunque, poi continua: eh, Io ho una scuola artistica, produco film, eh, dischi di ragazzi e ho una famiglia. Questa è la mia musica. Eh, non è il successo di prima? Pazienza! No, non mi sembra tanto pazienza. <ride> io credo negli ideali. Nelle canne ma, e si potrebbe chiudere ma. il discorso qua, proprio già. No, a parte vabbè. che il credere ne, nella legalizzazione eh, delle droghe leggere con tutto eh, quello che potrebbe poi ehm, avere come risonanza a livello economico e di un discorso questo ampio e politico e politicizzato anche se sì, va veramente lotta, fuori fuori tema proprio mafiosi, potrebbe anche questo essere un ideale magari che uno può sì. non condividere per niente e sì. essere contro ma è comunque un ideale anche molto profondo e molto politicizzato ehm, io ero una realtà pop in America è in scusa <ride> è Ridaie <ride> lo dico io Ridaie tiziano, tiziano credo avesse 16 anni vabbè Cazzi, però poi in America Latina, dove tu eri, eri a tua detta una divinità, Kinga. lui qualche anno dopo Tiziano ci diventa veramente un King. In America Latina, faccio un plauso alla tua ignoranza, che si allinea a quello che proponete a quella di molti superficiali che fuori dall'Italia non sanno andarci. Eh, perché ti ricordo che a qualche chilometro dalla frontiera italiana tu, musicalmente, non sei nessuno. Vabbè, cantano italiano, eh, ma torniamo a Disco Paradise. Targata 2023, canzone che poteva uscire eh, nel 1974. Qua lui sta accadendo, secondo me, in un ginebraio da cui è difficile uscire perché è vero che ha. Uh, alcuni crismi uh, adesso nel pop sta andando molto a scrivere con qualche crisma anni 70 e anche anni 60 uh, beh l'avevamo detto proprio nella puntata di Tormentoni infatti di si sì, sì, ne parlavamo lì ne abbiamo mm. parlato con, con questa anche <coughs> revamp di Oretta Berti uh, sì. con Achille Lauro con Fedez Insomma, si sta andando là ma non vuol dire che sono pezzi anacronistici è una scelta stilistica poi addirittura eh, lui sbaglia, sbaglia annata perché eh, disco Paradise vuole essere una citazione A Girls Just Wanna Have Fun C'è cioè, proprio quel sample lì eh, Dentro che non è una roba anni 70 Vabbè comunque Un po' poco lucido eh, Sennò per le clan eh, No lui non le fuma <ride> eh, Fate i duri eh, Con i tatuaggi dei dragoni E eh, mi cantate Le bolle di sapone Non lo trovate un po' trash È eh, Un testo un tanto non credibile Per l'età che avete eh, vedi questa qui, questa qui è un'altra proprio di quelle robe di un banale Cioè perché uno che si fa i tatuaggi dei dragoni cosa deve fare? Deve andare in giro a spaccare le macchine per forza? Non può comprarsi la Barbie e cantare le bolle di sapone? Dove è e scritto? Un, e poi un sessantenne, un sessantenne, un novantenne non si può fare un tatuaggio? Esatto Se lo ritiene opportuno, ma che cazzo sta dicendo? Dove è scritto? <ride> Vabbè c'è proprio bisogno di, di, di dire: eh, alza il finestrino e scomodare Battisti. Perché dice alza il finestrino che stoniamo Battisti. Tra l'altro, è autoironica quella cosa. cioè È una citazione a quello che so, la gente che canta a caso, l'estate, magari esatto. ubriachi, in ma ubriachi in macchina. No, il conducente spero di no. Però insomma, dice che stoniamo Battisti. Eh, vabbè, comunque: sempre meno lucido. Eh, non sapete cantare, ma gridate. Parlate e storpiate linguaggi nel microfono con volgarità, parolacce e messaggi nelle canzoni veramente discutibili o incomprensibili. Ripeto, ce n'era veramente bisogno? Eh, Spotify ci dice, ci dice altro, Pablo. Il pop è una cosa seria. Si cerca di creare un'identità, un suono collegato a un'emozione, la perfezione della melodia e del mix, dei testi. Ma che, ma che visione ha? Cioè non è che è il pop. Questo. Chiunque fa musica a livello professionale cerca di, fa di fare il meglio che può. Non è che il pop adesso che è una setta, immagino fosse... tipo col cappuccio del pop. fosse prodotto meglio. Cioè, porco 2. Eh, si cerca di mandare un messaggio che possa avvicinare a un'arte e soprattutto c'è cioè, un'imprescindibile etica nei messaggi. No, no e no. Quando è che. Eh... La regola del mandare un messaggio etico è diventata imprescindibile nel pop, ma che vuol dire? Una canzone Niente. pop può essere anche scritta per far ballare la gente, e basta senza nessun messaggio, con parole a caso. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Certo, eh, ma, che, ma che cosa vuol dire? Eh, ma dimmi un po', quale cavolo è il vostro messaggio? A me pare solo che il messaggio sia faccia dai, facciamo soldi. Eh, creiamo un sistema costruendo standard di scarsa qualità perché è più facile. Perché la qualità è molto più difficile da sostenere. Forse la qualità te la sei dimenticata. O perché è meglio attaccarsi al treno del trash o di chi ha i followers. Attento, non ho parlato di fan, ma di followers. Eh, con il cuore, faccina che ride, con, uh, col sudore, con la goccia di sudore. Ehm. Ah, tra l'altro, dice Luca Miglieri quello è il Christian Pop. Esatto, eh, esatto, che in effetti esatto. va tanto in Sud America e va tanto pure negli Stati Uniti, ragazzi. Mm. Ecco. Esatto. C'è eh, Luca. Christian Rock, c'è cioè, stato un gruppo eh, pop rock eh, americano. Adesso io, questo, i, i consigli musicali li avrebbero. No? è se lei Dying, eh? Ah, tra l'altro, anche io, penso Oh, raga io mi sa che sotto sotto, nonostante io mi definisca ateo, mi sa che sotto sotto sono mega cristiano perché Iesale e Dying hanno una sottotraccia Christian metal eh, dagli esordi. E c'è un gruppo che a me piace tantissimo, si chiamano eh, eh, Casting N Crowns. Ah, non pensavo che dicessi un gruppo che piace un sacco a me di Christian Pop, che adesso vi dico. Sarebbe ah, stato questi... il massimo se fosse eh, lo tu, stesso. Tu cercate questi pure, cioè, <ride> ti eh, li vado Crowns. a sentire ci hanno delle melodie bellissime, sono proprio smaccate, cioè fanno proprio la parola, cioè dicono, fanno proprio il nome di Gesù tante volte nelle canzoni, non condivido il messaggio, ma quanto mi rilassano, quanto sono belli. Invece <ride> quelli che ti piacciono a te? Ne conosco uno anch'io, anch'io da tantissimo, però ho, fatto, ho lavorato anche in questo settore e si chiamano Hillsong United. Hillsong United. Hillsong United. Andate a sentirli perché sono spaventosi. E United. Eh, tra l'altro dice, dice bene pure Luca, e gli stessi POD, quel gruppo New Metal ah, sì. eh, famoso nei, nei primi due, a metà dei 2000, With the Youth of the Nation mm -hmm. e a live di Boom, loro pure sono un gruppo con sottotraccia manco troppo sotto cristiana, cioè pure quello oh. viene considerato Christian Metal, Christian New Metal. Quindi, sì, sì, sì. Al top, diciamo, eh, vabbè, ma eh, forse una, um, diciamo uno, uno sprone potente come quello della, della religione, può essere anche una roba che ti spinge a fare musica, anche tanti tanti atleti, per esempio, so che sono molto religiosi. Che quindi dedicano: eh, Vabbè, nel senso, lo vedi pure nel calcio, no? quelli che fanno i gol e dedicano e alzano e dedicano a Gesù Cristo. Cioè ovviamente per certo. chi ci crede è uno sprone enorme. È giusto. Certo e vabbè comunque tornando a noi a JAX questo è quello che, che risponde ma scusa posti. questo messaggio è precedente o dopo il, il reel che poi JAX ha messo no, no, questo su... È molto precedente questo ah, è il messaggio okay, che ho messo ah ok quindi JAX è stato veramente tranquillo proprio cioè eh, prima no prima no prima, ah, prima no ah, okay. prima Tanto no vabbè Prima si mette in mezzo Morgan. Che te pare Che te perfetto. Non che a perfetto. Ci mancava lui. Ci vorrebbe e anche dice... Sgarbi e siamo a posto. A posto. e dice questo? Ha ragione Meneguzzi. Il pop è una cosa seria. La musica leggera promossa da Amadeus. Ci cioè ha <ride> voluto dissare Amadeus. È cosa che non c'è stato <ride> spazio. Ormai wow. ce lo butta dentro. È un, un genio, un genio ah, bellissimo. bellissimo. E tra l'altro io ve la, ve la butto là. Manco manco troppo. Eh, io sono proprio invece dell'idea totalmente contraria sia di Morgan eh, sia di Meneguzzi Il pop italiano negli ultimi anni, negli ultimi eh, 5-6 anni si è proprio, soprattutto nel post quarantena, si è molto internazionalizzato a livello di suoni. Con l'avvento di, eh, di una decina di producer e di 3 o 4 sound engineer molto forti e molto con lo sguardo all'estero ed è diventato, non so se è un bene o un male molto più americano, molto più in internazionale di prima perché diciamocelo, il pop italiano medio negli anni dei Meneguzzi e Tiziano Ferro a parte qualche mosca bianca, qualche perla tendeva a essere tutto registrato in una versione di, di rock pop melodico con le batterie acustiche, due chitarrette corpulito e, e due synth eh. Cioè, il pop si sì, è vero. internazionalizzato, si è elettronicizzato. Per che sia un bene o un male, non voglio dirlo. Non voglio, ognuno lo decide nel proprio. Ma negli ultimi anni è proprio il contrario di quello che dice Meneguzzi Sta diventando a livello di quello americano come suoni. Assolutamente. Ma Meneguzzi che ne pensa di Slash può suonare i pezzi pop? Secondo me trovo, se tu gli fai questa domanda, trova un modo per dire: Vabbè, Slash di qua di là. Però tanto artisti come Slash Amadeus non li, li inviterebbe mai a Sanremo. Cioè, lui alla fine se la butta così. Voi che pensate di questo? Non pensate che negli ultimi anni. Cominciamo a ah, io sono dei, assolutamente controcorrente, sì, sì sì sì, io sono assolutamente co controcorrente quando si dice che la musica in generale sta eh, peggiorata, non, non si scrivono più belle canzoni, non ci sono più belle canzoni, non è vero, non è vero niente, la musica come tutte le arti chiaramente ha, de ha dei cambiamenti, ha dei mutamenti nella storia, eh, adesso siamo in un, in un periodo storico particolare di questo genere, però secondo me in questo, in questo periodo qua c'è della roba molto bella. Cioè, Io sono cioè, allora pensate che quando io ho iniziato a suonare erano gli anni 80 quindi dove c'era veramente la Italo, De, la Italo Disco, quella, quella pesante, no, no, quella di però vi devo dire che anche lì poi eh, io, la, fino a quando non ho iniziato diciamo, a suonarla perché ho proprio iniziato con un gruppo di Italo Disco, io quindi proprio il massimo. però quando poi ho iniziato a suonarla, ho cominciato ad apprezzarla. Perché la vedevi da una quindi, prospettiva diversa? Perché, comunque, la vedevo da una prospettiva totalmente diversa e quindi, in tanti casi, succede una cosa del genere. Ci sta. Io, io penso che è un bel periodo anche musicalmente, certo. Sì, ci sono. Vario, Poi, vabbè, adesso, adesso stiamo parlando proprio dell'estate, quindi l'estate è proprio il momento in cui eh, adesso. Allora c'è sempre stato il tormento estivo eh? non ce n'erano 2000 come ce ne sono adesso. ecco Adesso tutti puntano al tormento estivo Se andiamo indietro negli anni, chiaramente c'erano tutte le uscite cantautorali che non puntavano, non fregavano nulla il tormento estivo E c'era magari l'artista, non so, mi vengono in mente ovviamente i Righeira, ecco. mm. però magari ce n'era uno. Quindi probabilmente lui arrivava, si teneva la sua collocazione per la quale era nato è morta lì adesso invece se accendi la radio via uno l'altro te li becchi tutti forse sì. per quello che pesano un po di più a qualcuno che vuole ascoltare musica e lo capisco un po di una certa varietà ecco però pensate stato. un po' a quello che anche storicamente eh, succedeva nei dischi rock e da un certo punto in poi anche eh, nel metal infatti tanti si lamentano del, del black album eh, come eh, come, come, come se ci fossero dei punti bassi per quello che è la tradizione del metal, nel rock e nel metal. Anni fa c'era il problema, eh, c'era la corsa alla ballad. Ogni disco rock ci doveva avere la ballad, e tutti se ne lamentavano. Quella serviva ad andare in radio anche per artisti che normalmente mm. ci sarebbero andati poco. E a prendere un altro tipo di pubblico, però ovviamente poi all'interno del disco il pezzo è criticato. Ti dice: No, se non fosse stata. ti pare che ci dovevano mettere la balla da pericolare? Proprio la parola balla era una roba che si usava tantissimo. Ma scherzi, e... assolutamente. Beh, ma ascolta, c'è una cosa da dire: che in quel periodo là devi tenere conto che la serata in discoteca ad un certo punto si fermava il Tunza Tunza e c'erano i tre lenti, Lento, ma noi, esatto. noi con la band, noi con la band, ad un certo punto dovevamo fermare il Tunza Tunza e fare tre lenti. Quindi era proprio un momento della, della serata, non potevi non avere la ballad e quindi tutti hanno fatto "Scusa, allora vi faccio una domanda. Allora gli Europe, mm. due pezzi famosi. Ok?" che conosce anche mia zia The Final Countdown quindi la Curry. hit e Kerry, la ballad da <ride> cui io ci ho chiamato il mio cane da, que da questo nome eh hai ci capito pezzo cioè è così Euro. eh è così eh non... quindi da il buon di turno i, appunto gli Europe tutti avevano la ballad periodo, in quel periodo degli Europe Final Countdown c'aveva cioè quel, quel riff clamoroso ovviamente che era impossibile non diventasse e che limonate tipo il tempo delle mele e Cosa estemporanea sugli Europe, non so se voi vi piacciono, se siete grandi conoscitori, se, se non vi fanno impazzire. Abbastanza. Eh, no, no, mi piacciono, periodo... cavolo, li ho anche visti dal vivo io, eh. Anche io, volta, io, so, no, io sono, oddio, sono stato il mio primo approccio alla musica, primo, eh. primissimo, la prima roba eh. che io ho ascoltato da solo in casa, Vedete, che siccome c'erano dei dischi, dei vinili in casa mia... Che io non dovevo toccare e mi era vietato anche toccare il, il giradischi... ...che era su una, ah. su una cosa molto alta... ...io siccome sì, c'era questa proibizione perché c'erano paura che io ero piccolo e lo rompessi, rovinassi la puntina... ...quando ero ragazzino come mi usciva di casa? Prendevo la sedia, salivo sulla sedia, mi arrampicavo e mettevo questi vinili e li provavo un po' a tutti... ...e lì ho scoperto da piccolissimo um, un, un disco di Europe, adesso eh, non mi ricordo quale fosse... Eh, ...fatto sta che in mezzo c'è stava... Uh, more than Meets the Eyes, cioè quel pezzo, regà, secondo me, che è dello eh, stesso sì. periodo dei Final Count, se non fosse esistito i Final Count ancora sarebbe diventato il singolo e tutti avrebbero conosciuto gli Europe È un pezzo, mm -hmm. regà incredibile. No, cioè, una è una potenza sì, sì. Pezzi assoluta. Pezzi Anche Rock Eyes, eh, sì, cioè, Madonna. Eh, i sì. pezzoni quelli. E poi ovviamente dici perché ti piace la musica pacchiana <ride> Vabbè, chiaro. La, il, primo, il primo approccio che hai con la musica rock In un certo tipo sono gli Europe Poi dopo di che se non c'hai un Pantacollant Zebrato o Tigrato non, non ascolti proprio e Pensate ovviamente. che qua vicino Torino C'è un locale Famoso che si chiama Il Peoccio che è di, mh, il proprietario praticamente se non ricordo male è andato in America per anni a contatti proprio con musicisti americani della Madonna, ma del tipo che io lascio. Ho visto Paul Gilbert, Eric Martin, chi Marcelo degli Europe, cioè porta gente di questo calibro nel locale. E chi Marcelo degli Europe faceva spaccare, cioè una bestia, però mi ricordo che quando l'ho visto era sotto Natale. Entro era in cassa, già mezzo ubriaco con un cappello da Babbo Natale. Chi Marcelo, bellissimo. <ride> Fantastico, si dice Molten Missed di", Eye eh, dell'album dopo The Final Countdown, cioè Out of This World, ok. Fatta dopo, sì sì Ovviamente, ehm, è forse, diciamo, voleva essere la hit eh, del disco dopo. però proprio quando vai a guardare la discografia, secondo me, se non fosse stato se non ci fosse stata la predominanza The Final Countdown, storicamente, noi ci saremmo ricordati molto di più. Un, un pezzo del genere, ovviamente, Beh, eh, con, un, con, con una, una, una prima uscita proprio, così. Eh, con una eh, prima proprio, uscita così cioè... è talmente killer lo puoi, lo puoi remixare penso in ogni salsa possibile quelle note sono a hit sempre quindi c'è poco da fare eh, no. sì. comunque eh, andiamo sulla questione dei J-Ax per, per chiuderla dobbiamo fare anche il sondaggio dobbiamo fare anche il sondaggio <ride> infatti, <ride> infatti, infatti tu... ah, io è, sono è già pronto test. quando tu mi dici io scrivo ok ok <ride> però eh, prima chiudiamo un attimo la cosa, perché lui fa, eh, fa questo j ha questo wall of text di, di Meneguzzi risponde con un pezzo che non sentiremo perché semplicemente sta su youtube e quindi ci arriverà lo strike se lo sentiamo però sentitevelo voi che si chiama lì invidia del Peneguzzi che secondo me è un po' cristino il titolo però è sta. un pochino sì è eh, così e ragazzi io vi invito a sentirlo perché è una diss track, diciamo come avrebbe fatto ai tempi bella incazzata J-Hacks. Ovviamente, una volta punto nel vivo, con cose tendenziose da parte di Meneguzzi, decide di farlo anche j Va allo stesso livello perché quello poi diventa il rap game, no? Anche se uno dei due non è un rapper. E dice una marea di bordate, tutte condivisibili, purtroppo, per Meneguzzi. E una bella traccia, bella, bella mortifera. Ascoltatela perché, secondo me, a tanti farà ridere. Insomma, dice un po' delle de grandi verità su Meneguzzi, un po' diciamo romanzate dal. Dal medium rap e c'è. sta e Meneguzzi. In quel momento la accusa la sera stessa. Questa viene pubblicata al pomeriggio. Lui la sera decide semplicemente di rispondere eh, con questa story, dove assomiglia ancora di più a quella di Pantella. Se incredibile, ormai diventa una metamorfosi. E secondo me molto cringe perché non, ha, non trovava diciamo, il modo per rispondere efficacemente. Dice questa che, secondo me, lo mette in una luce ancora diversa. Non si sente, sentite insieme. voi? Eh, io no. No. Ah, ammazza, non sente l'audio? No. Eh, ma cosa eh. dice? Vabbè, me la dico io. Dice, lui fa eh. finta di al telefono dice, Pronto, eh, con chi parlo? Col segretario di Fedez. A casa. Mamma mia. Cioè, beh sì, ma facciamo le cose serie. Dai, passami Fedez. Non posso perdere tempo. Oh mio potrebbe. dio, mio dio la ributta di nuovo sull'amicizia c'è cioè proprio a livello ehm... più basso ogni ogni, senza, ogni senza intervento contare, sì, senza, esatto. senza oh, contare sì. che questo pezzo è con Fedez ma hanno rifatto pace da pochissimo i tormentoni e le hit estive che ha fatto negli ultimi anni J-Ax erano proprio in un periodo in cui j aveva litigato con Fedez, sì, sì, non sì. si parlavano neanche quindi mm. dire che il successo degli ultimi anni di j sia dovuto a Fedez pure questo è un long shot semplicemente da una persona poco lucida che si è informata poco e però poi succede una cosa ancora più incredibile. È la miseria. Però, porca miseria, io non, non riesco a... Uh, oddio. Però qua dice che l'audio... Cioè, è possibile che a voi non va a Ma neanche da casa sentite se io... Se io da qua... Um, no, che è successo? Ok. Ma vabbè, anche se non fai partire... Però è possibile a voi non va a No. Voi non siete niente no. voi due Però cosa sarebbe sto audio sempre per il copyright Dave? No no perché questo tanto non c'è copyright Perché non c'è su, su Instagram sta su, Cioè non c'è su Youtube sta solo su Instagram E quindi vabbè andatelo a vedere sempre da Paolo Meneguzzi eh, Però assurdo Perché qua dice che c'è sia audio sia video eh, Assurda sta cosa Non si sente e... neanche a casa dico vabbè. Eh no purtroppo no non so come mai Vabbè comunque poi se volete sentirla pure questa Ragazzi questa fa ridere parecchio Cosa succede? Siccome J-Ax gli ha detto: guarda, eh, se tu vuoi veramente rispondermi, eh, e vuoi fare una cosa al mio livello, non mi fa le rispostine del cavolo su, sui social, ma fai pure tu una canzone come ti ho fatto io. Lui all'inizio non lo fa, fa la cosa passa ah, passami Fedez e segrete Fedez e poi vuoi dire che ci prova. Ma non è una canzone, decide di fare una specie di discorso eh, requiem, parte tipo un organo, come se lui <ride> facesse il funerale dei J. Axe, e fa una roba iper iperbumeristica, eh, veramente, regà, pesantissima, pesantissima, sotto su, su un discorso. Vi ricordate i tempi delle Converse, quando, quando la musica la vivevamo in modo diverso? una roba veramente eccitante. Eh, scusate, David ha fatto il, il sondaggio. Ah, l'ha fatto già David? Sì. Ok, mm, ok. okay. Già. Comunque, ah, andiamo a, votare, andiamo a votare, andiamo a votare. E... e vabbè, per chiudere tutta questa situazione, tanto abbiamo detto tutto, tutto quello che si poteva dire. Poi dopo succede che, visto che non abbiamo l'audio a disposizione, ma tanto meglio per il copyright, andate a vedere anche questo. C'è anche una risposta Come che l'ha linkata Marco, DJ Ax, E questa, secondo me, è la fine. Ah, data sì. che ci può stare a tutto questo. Questa diatriba. Semplicemente J-Ax torna un attimo in sé e dice: smetto un attimo di essere J-Ax e divento Alessandro. Eh, Anch'io ragiono da persona grande. Mi sono lasciato un po' prendere la questione e mi rendo conto di esserci andato pesante su di te, ma, ma dopodiché, cosa fa? Eh, dice adesso tornando in me ti spiego un attimo come funziona il mercato da adesso. Gli hai fatto una spiegazione molto lucida di quello che, eh, che vuol dire per lui fare musica, di com'è fare musica adesso, eh, di quella ricerca ossessiva del tormentone estivo di cui abbiamo parlato anche noi. E lo dice con le parole di uno che il mercato se l'è mangiato a colazione in questi anni. Quindi, si può aggiungere uscire. una risposta? Qui. Vediamo un attimo il sondaggio. Aspetta che lo so, puoi questo? fare tu Luca? Puoi aggiungere una risposta? No. E eh, modificare quello di David non lo so. Non puoi. Sto guardando. Eh. Eh, mi sa che si, si può proporre una risposta, ma, ma poi per aggiungerla deve fare eh, deve sì, sì, chi sì, l'ha sì. creato. Ah. un attimo, ah. cosa avresti aggiunto? Cos'è più triste? Paolo Chi cioè, punto di domanda. Ma <ride> ah, ah, questo è tipo coso, eh, tipo Eminem con, uh, con Afrojack. Che era? Esatto, che era. Uh? Diceva, adesso, adesso glielo scrivo a, a David. <ride> Allora, 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 aspetta che ingrandischiolo. Eccolo qua. Aspetta, che lo ingrandisco. Italo disco. No, 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 no. Allora, de più, de più, così si vede. guarda. Voilà. E... Cos'è più triste riprendendo le parole di Paolo Meneguzzi? Eh, GX che canta disco Paradise in pochi per, per adesso. Eh, Blanco che, che è il pop italiano più interessante che abbiamo, ma non avete una cosa triste. Eh, Paolo Meneguzzi King del Sud America. Oh, tutte le risposte, aggiungo anche il dissing Meneguzzi JX. Eh, allora... Aspettate, aspettate che adesso arriva la mia risposta. Aspettate. Tu, tu che rispondi? Non votate, non votate. Io tu rispondo. Paolo chi? Aha, ok. <ride> Però io qua voglio fare io adesso un po', voglio vedere se mi riesce il <ride> gioco di... cosa ma, ma come potete... Eh, ah, anzi no, invece hanno ragione. Perché ragione. Eh, Paolo Meneguzzi, King del Sud America, tutta la sua storia del King del Sud America, lui che era pari a Madonna, non è triste, fa ride. E quindi non, non si può mettere, non si può rispondere che è la parte più triste, quella è la parte più figa, quindi no, Eh, eh sì. Però è la, la parte veramente divertente. La ragazzi. parte triste è il dissing in sé, però, col fatto che c'è tutte le risposte. Prima è un po' una mezza risposta. Dai, che una, venga... una, come si dice, un pensiero che volevo fare che avevo in mente. Che volevo chiedere a voi, magari soprattutto tu, Dave, che sei più dentro l'idea anche americana, cioè questa cosa del dissing tra virgolette noi ce l'abbiamo in realtà poco per quanto in sto periodo ce ne siano stati due mm. mentre tipo in America tra virgolette questa, questo modo di fare un po' spaccone secondo me si vede anche nello sport, tipo questi giocatori, penso all'NBA che sembra che devono essere sempre spacconi, questi sguardi incarogniti cioè allora, mi sembra anche una cosa un po' distante NBA... da me per quello Ah, tu mi dici NBA perché ovviamente allora, il fatto del dissing e di dissarsi eh, che prima era tramite la musica e poi tramite i social viene comunque dalla cultura hip hop mm -hmm. e secondo me è una cosa interessante e spesso divertente. Cioè dire che noi, eh, soprattutto nel, nell'ambiente rap, anni fa abbiamo avuto dei dissing molto interessanti: mm -hmm. Fabi Fiba con Vacca fibra con, con grido eh, dei gemelli diversi cioè sono state cose interessanti vabbè recentemente è stato quello de, forse de, de, avevano de però pensavo. meno peso rispetto a come ce l'avrebbe adesso tipo anche Salmo e Luce è uscito da poco e allora, cioè non ha avuto tutta questa ribalta però perché prima il rap era meno mainstream eh, infatti, quindi sì, gli artisti sì, rap non erano grossi ma adesso però in America sì da sempre soprattutto negli ambienti dove la cultura pop è molto ehm, è molto radicata, c'è sempre stata la cosa del dissing, ma io ti vado controcorrente. La allora, prima cosa, vabbè, io non li reputo squallidi a meno che non si dicano all'interno di dissing cose squallide, e la maggior parte dei casi mi divertono, ma io ti dico di più: il dissing, soprattutto sulla parte social, è una delle cose che eh, manda eh, un certo contesto musicale sui giornali, sulle riviste, sulle cose di gossip e, e in un modo o nell'altro gli dà popolarità. Io una cosa che, eh, che ho sempre eh, criticato un po' al genere di cui faccio parte io della musica elettronica, dell'art style e dell'art core, che sono ambienti in cui, diciamo, lo stampo eh, mediatico olandese gli ha sempre dato una, una sottotraccia di buonismo e di famiglia de volemo sebbene generale, soprattutto negli ultimi anni, che praticamente ha distrutto i numeri social di questo genere. Cioè se fanno grandi festival, grandi ascolti su Spotify tutto quanto... Ma sui social c'è sta poco fermento perché nessuno si insulta, ma neanche in maniera bonaria. Eh, anni fa c'è no, stato qualche calma. dissing interessante fra artisti che se, a mezzo social un po' si criticavano sui forum, e quando succedevano queste cose, cioè a livello di, mh, di ricerche su Google, di gente che scriveva, e di risonanze sui social, stonksavano, succedevano cose, se ne parlava per settimane, per mesi. Quindi, secondo me, ogni tanto il dissing si è fatto con educazione e senza andare che ne so, a toccare familiari, la moglie, il personale secondo me il dissing se rimane nel merito smuove ed è una cosa che serve un po' a rendere frizzantino l'ambiente che, che poi sta intorno a quello che è la mera produzione musicale tu che dici Marco? certo e poi, poi piace guarda, no, sei, sei, no, mi, mi piace da morire sai cos'è poi la cosa strana? che eh, il purismo di Meneguzzi no? in questo caso, in questo ultimo del quale abbiamo parlato oggi il purismo di, Bene, di Meneguzzi cade immediatamente perché lui praticamente sta ritornando famoso in qualche modo, si sta ritornando a parlare di, di lui, non per la musica, mm. per un dissing, per la cosa più, secondo lui, più commerciale del mondo. Quindi vedi che sono quelle cose che tu dici, che tu dichiari e poi dopo non ti rendi conto alla fine che stai facendo esattamente il contrario di quello che stai dicendo. Perché adesso ti, si tornerà a parlare di Meneguzzi, non perché è uscito un pezzo meraviglioso che ha distrutto le classifiche italiane, come lui Ma vorrebbe fare probabilmente. Perché ha fatto la figuraccia del, del perché ragazzino. Perché ha fatto la figuraccia e comunque ha coinvolto uno che oggi come oggi è molto sulla cresta dell'onda, ha un peso pazzesco perché comunque il pezzo lì di Meneguzzi, quello lì che ci hai segnalato tu su YouTube ha già più di un milione di ascolti. Eh, e tutta, di tutto questo milione di ascolti secondo voi quanta gente anche solo per curiosità siccome non conosce Meneguzzi va a vedere Meneguzzi quindi va ad ascoltare i pezzi ma poi non conviene eh, a tutto... Meneguzzi che la gente vada oggi ad ascoltare vero o falso perché contestualizzato al tempo era pure ah, quella sì. a, a tutti gli effetti una marchetta sì, ma sì. ce poteva a mezzo sta ad oggi se lo va a risentire ti imbarazzi per lui e ti accorgi sì, di tante sì, cose sì. più, perché la gente adesso è più smagata. Ma ah, poi aggiungo una cosa in più. Ah, se pensate al dissing molto famoso che c'è stato qualche anno fa fra, ehm, fra Eminem e Machine Gun Kelly, eh, quello che cominciò col pezzo di Machine Gun Kelly, Rap Devil, ehm, che era un... Machine Gun Kelly è stato innanzitutto uno con grosso coraggio, che è stato il primo... In anni a dissare effettivamente Eminem. Perché Eminem era uno che non dissava nessuno perché cioè questo mi ammazza, mi, mi, mi spacca in due musicalmente. Quindi nessuno si permetteva. Lui ci ha avuto questo coraggio anche un po' incosciente. E ha fatto un pezzo che poi è uscito quello dopo da Eminem, Killshot, che proprio l'ha asfaltato. Quindi è stato asfaltato, ma di mezzo c'è cioè quel suo pezzo che all'inizio, finché non usciva la risposta di Eminem, che si è fatta attendere qualche settimana. Eh, è diventato una mezza hit e piaceva a tutti, anche ai detrattori dicevano: Ok, sicuramente Moeminem lo asfalterà, lo distruggerà. Però sto pezzo eh è sì. figo, ammazza. È bravo, sto machine gun. Kelly. E comunque ha fatto una buona figura, almeno la figura di uno con le palle. Invece Meneguzzi, qua ha fatto solo figuracce perché l'ha tirato in mezzo per primo, poi alla risposta fa una risposta. Con lo text piena di cattiverie, poi becca la hit eh, di risposta da parte di J-Ax, e dopodiché. Eh, anche lì risponde in maniera poco lucida, in maniera cringe. E dopo si fa spiegare la vita da J-Ax. Eh, sì. Purtroppo, qua è stata un'imbarcata totale. Anche se, come qualcuno dice. Ehm... Però Cuzzi dice ehm, che Fedez ha resuscitato artisticamente in un periodo j e non ha tutti i torti, nel periodo in cui hanno fatto le prime cose insieme prima che litigassero. Per questo sono d'accordo con te. Ci sta eh. che Fedez, col suo peso mediatico, ha preso un artista che in quel momento non era molto ispirato dopo diciamo, l'escursus, un po' eh, nel rock eh, che aveva fatto insomma con la seconda parte Articolo 31 e in seguito al litigio con J-Jed. Ci sta ma se fai una roba così passi totalmente dalla parte de del torto assolutamente del ascolta però all'inizio all'inizio però tu hai detto poi vi dirò una cosa che non ho ancora avuto modo di vedere da nessuna parte cos'era? Ah, vabbè vabbè eh, me la so, per fortuna detto perché me la sono tenere dall'ultimo e stavo eh. qua nel link e... ah, 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 ah. eccolo qua um... Non soltanto Morgan si è messo in mezzo a questo dissing. E la cosa che mi, fa, che mi fa proprio ridere è che è legata in un certo qual senso anche al discorso, quello che abbiamo detto prima, che abbiamo nominato Cristina D'Avena eh. Perché impensabilmente, nel momento in cui J-Ax la seconda risposta, c'è un altro che scrive una canzone, adesso ve la prendo. E questa quasi, siccome mi sono scaricato PowerFile audio, ve la posso proprio far sentire, ti è, beccate questa bomba.